questo. Buonasera a tutti, intanto, e grazie per la vostra partecipazione. Prima di dare inizio alla nostra assemblea di questa sera, credo che sia opportuno e doveroso, pensiamo di interpretare anche il vostro sentimento, di fare un minuto di silenzio per le vittime che sono ieri a Palermo, nella provincia di Palermo, Casteldaccia, nella provincia di Agrigento e anche nel comune di Salemi, nella provincia di Trapani, che sono avvenute proprio ieri. Un minuto di silenzio, grazie. Ringraziamo il comune di Lentini anche qua due volte, prima perché ci ha consentito, ci ha dato l'autorizzazione a svolgere questa riunione nell'aula consiliare del comune di Lentini e anche per la presenza del sindaco e per l'impegno poi più in generale del nostro comune. E noi abbiamo invitato i sindaci di Lentini, Carlentini e Franco Conte. Il sindaco di Carlentini purtroppo non potrà essere presente fisicamente, ma è d'accordo con noi perché questa sera hanno il loro consiglio comunale e quindi è assente per questa ragione. Il sindaco di Franco Conte ancora non abbiamo, però probabilmente più tardi verrà. Ringraziamo la provincia regionale di Siracusa, il commissario che è presente con Smeriglio e Peppuzzello, gli onorevoli Zito e la Cannata che sono presenti. Giorgio Pasqua purtroppo è dovuto andare via, era qui presente poco fa. L'onorevole Giovanni Cafeo ci ha mandato un messaggio che pure sempre fuori dalla Sicilia e non può essere presente per questa ragione, così come l'onorevole Filippo Scerra mi ha pregato di informare che non potrà essere presente perché è previsto un suo intervento alla Camera tra stasera e domani, quindi è impossibilitato ad essere presente. La stessa cosa mi ha pregato l'onorevole Fausto Raciti, che anche lui è impegnato, mi ha mandato il suo ordine del giorno che ha preparato, ma mi ha pregato di informare che non potrà essere presente questa sera. Io per brevità della riunione leggerò subito alcuni minuti, vi chiedo pazienza, alcuni minuti, una bozza di documento che si è preparato e che potrà essere oggetto di discussione, in maniera tale che entriamo subito nella, mettiamo come si dice, subito i piedi nel piatto. Alluvione area nord, provincia di Siracusa e Piana di Catania, autunno, assemblea straordinaria, premessa: le abbondanti e persistenti piogge di inizio autunno 2018 e
in aggiunta alle piogge alluvionali dei giorni 18, 19 e 20 ottobre 2018, hanno colpito un territorio per troppi anni trascurato sia sotto il profilo della manutenzione ordinaria e straordinaria, sia per quanto riguarda le infrastrutture della viabilità secondaria e rurale, compresi fiumi, torrenti e canali di scolo, con la conseguenza che fenomeni meteorologici particolarmente intensi hanno provocato incendi e danni alle produzioni agricole nelle campagne della zona nord e della zona montana, la quale fra alcuni minuti saranno qui presenti, della provincia di Siracusa, aggravando la già pesante situazione delle strade e vie di comunicazione, degli impianti e delle strutture delle aziende agricole, agrituristiche, zootecniche ed industriali dell'intera area. In ragione di ciò si sta determinando una perdita secca di reddito per tutti i produttori del comparto agroalimentare e per i lavoratori addetti. Per quanto sopra, si rende necessario e urgente la dichiarazione dello stato di calamità naturale da parte della regione siciliana, comprensivo della delimitazione dei territori e conseguente quantificazione dei danni subiti da tutti i soggetti dei territori operanti nell'area interessata. Lo stato di calamità naturale è propedeutico alla emanazione di tutti quei provvedimenti di competenza della stessa regione, del libero consorzio di Siracusa, nonché per la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo nazionale in favore delle zone colpite per il ripristino dei luoghi e il ritorno alla normalità operativa e produttiva di tutti i soggetti interessati, imprese e lavoratori. Le proposte da sottoporre agli organi istituzionali e una bozza da definire naturalmente sono le seguenti. Primo, misure e provvedimenti urgenti in favore delle aziende utili per la ricostituzione delle attrezzature e degli impianti danneggiati e il recupero della produzione distrutta, a cominciare dall'anticipazione immediata dei contributi AGEA già previsti per i produttori agricoli e la sospensione transitoria delle imposte e tasse e dei canoni dei prestiti e mutui, anche per bloccare e prevenire eventuali azioni legali di morosità. I contributi AGEA non è un costo, sono già previsti, quindi si chiede solo l'anticipazione, di pagare subito, insomma. Ecco. Secondo, misure e provvedimenti urgenti in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del comparto agroalimentare dei comuni delimitati che, in deroga all'attuale legislazione della previdenza agricola ed in via transitoria, prevedano specifici ammortizzatori sociali comprensivi non solo del riconoscimento delle giornate di lavoro perdute ai fini previdenziali, ma anche per la perdita secca del salario per la mancata produzione, mobilitando l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e l'INPS. C'è qui una specificazione che è la proroga per i lavoratori che lavorano in aziende non coperte da assicurazione, perché c'è la deroga alla legislazione, è questa, perché le aziende che non sono assicurate, i lavoratori sono figli di nessuno. Terzo, predisposizione e attivazione di un piano straordinario di manutenzione ordinaria e straordinaria per ricostituire tutte le strutture pubbliche danneggiate e o cancellate dall'alluvione, a cominciare dalla corretta sistemazione e tenuta dei canali di scolo, fiumi e torrenti, con particolare attenzione a quelli adiacenti il lago di Lentini e al fiume San Leonardo, fiume Zena, Barbagianni. Sappiamo tutti, noi siamo di qua e sappiamo di che parliamo.
ed altresì al finanziamento e cantierizzazione dei progetti di viabilità secondaria e rurale già esistenti nel parco progetti di competenza dell'Ibro Consorzio della provincia di Siracusa e degli enti periferici dell'Assessorato regionale agricoltura, territorio e ambiente e delle energie e dei servizi di pubblica utilità, genio civile, protezione civile, forestale e consorzio di bonifica numero 10, nonché la predisposizione di nuovi progetti di cui il territorio ha assoluto bisogno, utilizzando le aziende specializzate e i lavoratori dipendenti residenti nei comuni delimitati, anche come compensazione integrativa della mancata occupazione, mobilitando anche l'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Infine, quarto, piano straordinario di potatura per il recupero degli impianti esistenti e o per il rinnovamento e reimpianto degli agrumeti totalmente distrutti dall'alluvione. Che se è scritto solo agrumeto potrebbe essere utile anche per il vigneto. Poi lo aggiustiamo, aggiungiamo anche il vigneto, ecco. Comincia. Ecco, questo sarebbe un testo semplice, concreto, molto senza giramento di parole, di chiacchiere, che è naturalmente sottoposto all'attenzione di tutti voi, ma soprattutto dei sindaci, dei parlamentari presenti, per la, in maniera tale che ci presentiamo in maniera agli organi competenti, la regione e lo Stato, uniti con un documento su cui poi ci costruiamo la interlocuzione. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e dopodiché il dibattito è aperto. Grazie. Sì, vorrei ringraziare già il Roberto Alosso, segretario generale della CGL di Siracusa, Tonino Gaviotto, segretario generale della UGL di Siracusa, Paolo Sanzaro, segretario generale della CISL di Siracusa, Stefano Munafò, segretario generale della UIL di Siracusa, e mi pare che c'è la CNA con Innocenzo Russo, non so se mi sfugge qualcuno, me lo fate vedere. Grazie e a voi la parola. Il sindaco di Lentini vorrebbe comunicare un esito di una discussione che hanno avuto insieme ai sindaci di Lentini e Francofonte. Sì, grazie Paolo, e un saluto e un ringraziamento agli organizzatori e a tutti gli intervenuti stasera qui in aula consiliare. Andiamo nel cuore della tematica. Proprio oggi noi abbiamo avuto un incontro con tutti i sindaci della zona alluvionata, non soltanto con i sindaci di Carlentini e Francofonte, ma anche Paragonia, Scordia, Milisello. Ci siamo riuniti perché cominciano a emergere delle criticità o delle difficoltà subito dopo l'alluvione, che sono delle difficoltà amministrative oggettive che hanno tutti i comuni e credo che abbiano tutti i produttori e tutte le realtà medio-piccole che sono state colpite dalla violenza. Cercherò di andare con ordine e comincio dalla fine. Questo incontro con i sindaci e con le istituzioni coinvolte ha portato ad un incontro urgente domani alle ore 16 con il Presidente della Regione, alla presenza anche del capo della protezione civile regionale, perché è chiaro che quello che è successo e che purtroppo si è ripetuto anche dopo il primo alluvione del 19 ottobre ha assunto la dimensione di una tragedia per quello che diceva bene Paolo, è successo anche a Casteldaccia, dove ci sono state 9 vittime, in più si sono aggiunte le vittime dell'Agrigentino e del Palermitano, quindi una conta di morti, di 11 morti. E tragedia per quanto riguarda la nostra agricoltura, il nostro tessuto economico,
ma la nostra già fragile situazione infrastrutturale, che poi sono due cose che si tengono, perché è chiaro che non si può pensare all'agricoltura senza infrastrutture e non si può pensare di iniziare la stagione agrumicola o ortigero, se così possiamo chiamarla, senza aver garantito il collegamento tra gli ettari, tra i centinaia di ettari che sono stati prima alluvionati e adesso non sono nemmeno più comunicanti tra loro o comunicanti con le asse viarie più importanti che possano portare il prodotto fuori dalla Sicilia. Detto questo, con questa relazione che noi abbiamo fatto oggi e che abbiamo sottoscritto tutti i sindaci della cintura alluvionata, andremo dal Presidente della Regione a porre dei quesiti più di carattere pratico, perché è stato assicurato un intervento scelere per quanto riguarda le somme urgenze che sono state affrontate dai comuni e dagli enti, però è chiaro che si parla soltanto di 1 milione di euro per quanto riguarda la prima tranche, e 1 milione di euro, voi potete ben capire, è una cifra molto risolta. Si parla anche di un secondo intervento di 5 milioni di euro per un parco progetti che deve essere completato in maniera definitiva in 60 giorni, e parlo per le amministrazioni locali, di progetti che devono riguardare il rifacimento di strade, il rifacimento di ponti, il rifacimento di spallette di strade per la tenuta stessa dell'asse viario, e stiamo parlando che più enti saranno coinvolti per la progettazione, e siccome i 60 giorni decorrono già dal 21 di ottobre, per noi amministratori locali che siamo a corto di progettisti per questioni nostre strutturali, per deficit strutturale nostro, è chiaro che diventa un risultato difficile da centrare. Quindi io colgo l'occasione e ringrazio la presenza sia di parte di deputazione nazionale presente e deputazione regionale, affinché questa voce che noi porteremo in maniera autonoma domani a Palermo si possa amplificare e trasmettere all'Assemblea regionale e, perché no, anche al Parlamento nazionale. È chiaro che va aperta una parentesi, e poi concludo perché è giusto lasciare spazio al dibattito. Oggi è in discussione il decreto Genova. Il decreto Genova, che oggi si chiama decreto Genova, ma ha assunto anche altri indirizzi. Gli ultimi eventi che si sono verificati a livello nazionale, che riguardano anche il Nord, chiaro che mettono in difficoltà tutto l'impianto di questo decreto, e speriamo che non pregiudichi quello che potrebbe essere un impegno ad intervenire anche per le strade. Ancora la partita del decreto non è chiusa, quindi abbiamo uno spiraglio, e spero che questo sia riportato a livello nazionale. Abbiamo uno spiraglio perché il dibattito del decreto deve essere ancora approvato in Senato. Se in Senato magari vi fosse un emendamento spinto da tutte le forze che qui sono presenti, e non è una questione campanilistica, perché oggi interviene anche il Nord a richiedere fondi, a richiedere energie che sono legittime per il disastro che c'è stato al Nord, noi non siamo contro gli interventi al Nord, però forse è il momento che tutte le organizzazioni sindacali, tutti i partiti che rappresentano il territorio e quindi i rappresentanti territoriali cominciano a difendere quello che può essere un emendamento per portare risorse a questa calamità, che probabilmente può essere la calamità che, speriamo di no, ha segnato il punto più basso della nostra agricoltura, in un momento quando l'agricoltura, il nostro sviluppo, il nostro PIL sembrava quasi in ripresa, in un'annata che prometteva poco. Quindi lo spunto che io offro a questa assemblea, ricollegandomi a quello che noi faremo domani, è questo: di portare questa istanza con urgenza, prima che si chiuda dicembre, prima che si chiudano le discussioni sul bilancio nazionale e quindi sul bilancio regionale, affinché queste risorse possano essere materialmente spendibili già da febbraio-marzo, perché significa che i nostri produttori, i nostri coltivatori, ma soprattutto le migliaia di operatori, braccianti e indotto che queste campagne riescono ancora a dare, hanno bisogno della garanzia delle giornate lavorative, hanno bisogno della garanzia di poter esercitare e affrontare la nuova campagna, e hanno bisogno, perché no, come è stato citato nel decreto, per altre cose, di una defiscalizzazione che permetta
ha un po' di ossigeno, una boccata di ossigeno al nostro tessuto produttivo, che ne potrebbe uscire veramente male. Quindi io ancora una volta ringrazio per l'occasione che avete dato oggi alla nostra città per poter affrontare questo problema, e speriamo che si faccia una sintesi che sia bene indirizzata e soprattutto in maniera pragmatica e significativa. Grazie ancora, e la parola a Paolo. Consorzio della provincia di Siracusa. È un auspicio. Sì, deve schiacciare quello. Sembra che sia acceso. Okay. Allora porto il saluto di Sua Eccellenza il commissario, che mi ha delegato a rappresentare l'ente in questa difficilissima situazione. Anche noi vogliamo dare il nostro contributo, così come i privati siamo stati toccati da questa tragedia, perché molte infrastrutture sono andate a farsi benedire, e quindi noi abbiamo problemi di risorse per poter dare riscontro alla collettività, specialmente in una zona prettamente agricola come il Ventinese, il Calentinese, in cui incidono parecchie strade, e quindi ci stiamo attivando anche noi per fare un po' la conta e il monitoraggio delle strade che andremo a quantizzare per poter trasmettere poi alla regione. Come capiamo tutti, la spesa che si dovrà andare ad affrontare come Stato e come Regione, io penso che sia una spesa abnorme, così come è stato detto da più parti. Quindi, a mio modestissimo parere, credo che si dovrebbero individuare, Sindaco, delle priorità, perché non si può pensare di poter accedere in modo così incondizionato a finanziamenti, come quando sappiamo tutti qual è la situazione dello Stato e quella è la situazione della regione. Per cui bisognerebbe passare, dare delle priorità su che cosa incidere immediatamente, e l'immediato io credo che sia quello di attingere delle risorse riguardante il controllo del territorio dal punto di vista idrologico, dopodiché alle infrastrutture, perché se non passiamo ad un controllo del territorio, ad un ripristino del territorio, noi ci troveremo sempre negli anni a raccontarci quello che ci stiamo raccontando, anche perché ormai sta diventando dal punto di vista climatico una costante, e per cui se non passiamo attraverso un censimento, di cui non siamo noi come Libero Consorzio, di fiumi, torrenti, e stabilire le competenze, che è quello su cui ormai non ci si capisce. Qua c'è la rappresentanza della deputazione regionale, con il mio malgrado c'era il sindaco lì anche in prefettura, abbiamo appreso che il genio civile ormai non ha competenze perché è nata un'agenzia del bacino che si occupa, e quindi è un mese, scuso se il sindaco era a corrente, ma io non ero a corrente, abbiamo un nuovo assessorato, una nuova struttura con cui interfacciarsi, di cui non eravamo a conoscenza. Per cui nell'immediato, non avendo la competenza, io in genio civile, a chi rivolgersi per fiumi, torrenti, di loro competenze, non lo può questa struttura. Comunque dovremmo interfacciarsi, ma non sappiamo come ci dobbiamo interfacciare. Questo è per l'aspetto meramente del controllo idrologico dei fiumi, torrenti, di cui la competenza dovrebbe essere di questo bacino. Per quanto attiene la competenza del Libero Consorzio, come ho anticipato, stiamo monitorando tutta quella viabilità interessata dagli eventi, stiamo facendo delle stime che manderemo alla Regione, che poi la farà proprio, non so, per la calamità da richiedere allo Stato. Certo, mi aggiungo una perplessità, perché vivo attraverso le sindaco le riunioni che faccio, è chiaro, ci sono 1 milione di euro per le somme urgenze a cui si dovrebbe far fronte alla regione, dovrebbe dare una sorta, da quello che ho capito mi corregga, una sorta di risarcimento, cioè praticamente ci restituisce queste somme di somme urgenze che abbiamo fatto,
e poi con i 5 milioni di euro passare a dei progetti da fare entro 60 giorni, quando sappiamo come sono le strutture degli enti pubblici, il sindaco già vedo che annuisce, quali sono le strutture degli enti pubblici, ma cosa ancora più grave è quella di cui da nessuna parte se ne parla, è quella che nel momento in cui ci sono le risorse disponibili, gli enti interessati dalle risorse non sono nelle condizioni di poterli ascrivere in bilancio perché non hanno il bilancio, è come il cane che si morde la coda. Quindi se la politica, se il governo regionale, onorevole, non si prende percezione di ciò, noi avremmo la difficoltà che ancorché avere la disponibilità delle somme, non possono essere scritte in bilancio, non essendo possibile scriverli in bilancio, non si possono avere, e quindi bisogna passare attraverso una norma che supera questa situazione in cui tutti gli enti abbiamo queste difficoltà. E allora possiamo dare seguito a questa cosa. Vedo l'onorevole che è andato un po' perplesso. Credo non le sembra che sia così. Sì, importa. Purtroppo c'è questa realtà. Gli amministratori che la vivono, noi che la viviamo continuamente questa situazione, e purtroppo è così, quindi bisogna andare a un superamento di queste norme per poter gestire da subito queste risorse, se no rimarremmo incessati e poter dare il riscontro. E dove non ci sono le condizioni, come sempre abbiamo detto, di stabilire un fondo per la progettazione a cui gli enti poter dare incarichi, a cui gli enti non possono andare incontro non avendo i bilanci, e se non si mettono a disponibile queste somme affinché gli enti possano provvedere a dare gli incarichi e quindi soddisfare le esigenze così come detto entro 60 giorni, avremo anche un problema da questo punto di vista. Grazie per avermi ascoltato. Grazie. Sì, l'assessore Mazzone Concetta del comune di Bucchieri che ci ha raggiunto poco fa come avevo preannunciato, e la ringraziamo per la sua presenza. E dopodiché non ho allora l'onorevole Cannata ne ha facoltà, giusto? Si dice così, prego. È andato? Okay. Sì, intanto buonasera a tutti e grazie alle confederazioni e alle organizzazioni che hanno oggi voluto questo evento, ringrazio anche il sindaco per l'accoglienza quindi all'interno dei locali consiliari. Anche io non posso che fare la premessa di essere sconvolta dalle tragedie che ci hanno viste fino a ieri coinvolti con degli eventi eccezionali, quindi delle catastrofi naturali vere e proprie. Venendo al dunque, e quindi dare anche un taglio di quello che attualmente il governo regionale fino a ieri ha un po' diciamo elaborato su quello che è il fronte per intervenire con emergenza, i fronti sostanzialmente sono due. Sappiamo benissimo che ad oggi chi ne sta piangendo lacrime di sangue sono gli agricoltori, quindi i primi soggetti a cui vanno dati i maggiori interventi quindi sono le nostre aziende agricole, per poi passare al filone che è strettamente connesso, come comunque ha fatto già la premessa del sindaco, la viabilità. Sul fronte imprese agricole che sostanzialmente si intercala per quanto riguarda poi anche la struttura viaria, io ho portato dietro la deliberazione 411 del 24 ottobre 2018, è stata forse menzionata parzialmente, comunque non ho visto che è menzionata nei vostri punti all'interno qua del vostro elaborato scritto. Innanzitutto intanto una premessa è opportuna farla, perché la dichiarazione dello stato di calamità naturale da parte della regione siciliana è strettamente connessa, la regione come sappiamo passa attraverso il governo centrale, quindi è necessario che si intervenga
e non, le richieste non vengono avanzate solamente a questo governo attuale, ma passa attraverso il governo nazionale, che dovrà anche dichiarare l'eccezionalità che coinvolge questi eventi per poter agire per quanto riguarda gli sgravi tributari, tutte le misure connesse fiscali e in particolar modo per ciò che mi accingo a leggere per quanto riguarda le imprese agricole, che è quello di cui può intervenire ad oggi il governo Musumeci, perché l'intervento che riguarda le misure che permettono agli agricoltori di avere contezza e quindi di percepire un aiuto economico passa innanzitutto attraverso il piano assicurativo 2018, come ben sappiamo, è stato forse accennato, ma comunque immagino sia comunque inserito tra le richieste, occorre una deroga espressa a livello nazionale, quindi occorre che il governo nazionale faccia una legge. E questa legge deve derogare ad una legge che attualmente esiste, che è quella che prevede l'intervento del Fondo Nazionale. Quindi ad oggi noi dobbiamo aspettare quindi che il governo si riunisce, ovvero meglio i parlamentari nazionali provvedono urgentemente a riunirsi, fare una legge che deroghi a quello che attualmente prevede, che è quello che attualmente prevede la legge nazionale, e che non si possa aiutare gli imprenditori agricoli che non sono assicurati per queste attività catastrofiche. È stato esposto dal direttore del Dipartimento dell'Agricoltura una lunga relazione in cui si dà contezza che ad oggi gli imprenditori agricoli che sono assicurati per questi eventi sono pari all'1-2%, quindi il nulla. Quindi ad oggi gli agricoltori, è proprio vero, avranno delle lacrime di sangue, perché non, ad oggi no, sono impossibilitati a ricevere alcun contributo che li possa compensare, perché si parla di interventi compensativi per ristorare, ovviamente per tutto quello che hanno perso. Quindi mi permetto di, non dico sollevare il governo regionale, ma di fare chiarezza per quello che riguarda gli interventi regionali e nazionali. Quindi io ad oggi comunico che aspettiamo dallo Stato una legge che ci possa permettere di intervenire nei confronti dei nostri imprenditori. Mi preme anche al riguardo chiarire che oltre a ottenere quindi questa legge, che è stata espressamente quindi richiesta dal governo regionale, nella relazione che è stata fatta proprio dalla giunta il 24 ottobre, quindi è recente, non coinvolge ovviamente gli eventi che sono stati accaduti ieri e altro ieri, ma anzi è stata adottata in via preventiva, quindi non è un last minute di questa giunta di ieri, e consentirà quindi alle imprese di poter beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80% del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, nonché di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo. In più, cosa importante, è prevista, anche ed è stata richiesta, la proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte. Questa è la richiesta che ad oggi proviene dalla Regione, che per le proprie competenze rimette quindi all'ente superiore, che in questo caso quindi è il governo centrale. È importantissimo anche dichiarare l'eccezionalità degli eventi, perché ci sono dei termini stringenti, che non so, forse ha accennato anche il sindaco, che dovrebbero essere 60 giorni dall'evento, quindi che è fine della ricognizione. Anche in questo caso si sollecita il governo nazionale, perché altrimenti i nostri termini sono brevissimi, quindi chiediamo di derogare a queste disposizioni così stringenti. Queste sono le richieste che sono state effettuate alla luce degli eventi calamitosi che sono avvenuti il 15 ottobre e poi il 18 e il 20 ottobre, sono tutti un po' concentrati quindi dalla seconda decade di ottobre. Ieri si è nuovamente intervenuti affinché si possa mettere mano con nuove risorse economiche, quindi quei 6 milioni che abbiamo visto annunciato
sono stati detti che verranno ovviamente incrementati, e si è dato altresì quel secondo filone che dicevo, quella seconda indicazione che permette di intervenire sulla rete viaria. Io ovviamente col geometra smeriglio non ho nulla, non la guardavo perplessa, per carità, anzi io sono in stretto contatto tramite il Dipartimento delle Infrastrutture proprio per fare la ricognizione delle strade provinciali. Era già un lavoro che avevo cominciato, che ahimè si è ritrovato giusto appunto proprio durante questa tragedia, indicando quale sarebbero, diciamo, gli interventi prioritari, perché come sappiamo le strade provinciali permettono di collegare i comuni, nonché sono anche strade interpoderali, sono importantissime, quindi ed è necessario sbarazzare al più presto, soprattutto dove ci sono delle frane, o comunque eliminare quanto c'è di detriti. Nella giunta di ieri si è messo mano, parlando sempre di questo famoso corpo forestale, quindi si è giunta anche alla determinazione di poter impiegare il personale e i mezzi di corpo forestale, consorzi di bonifica, quindi all'incirca sarebbero un migliaio di operai che potrebbero rimuovere, quindi manovalanza di supporto al fine di eliminare fanghi, detriti negli alvei fluviali. Quindi questa è la disposizione che quindi verrà data seguito attraverso la giunta di ieri, e anche attraverso, si interverrà attraverso gli operai e i mezzi meccanici dell'ESA, quindi un intervento di supporto, quindi sempre nelle strade interpederali, nelle strade di campagna, quindi attraverso anche l'ente agricolo, quindi che permetterà di dare un supporto. Questo è l'intervento che ha fatto la Regione, quindi non posso che non fare le parti di governo di maggioranza o di opposizione. È una presa d'atto, vi ho spiegato letteralmente quanto di competenza spetta la Regione e che è stato fatto finora, quindi letteralmente passo passo con le richieste dovute. Adesso si attende che il governo centrale, abbiamo visto che è venuto in visita Di Maio, abbiamo visto che ieri è venuto anche il Premier Conte, quindi hanno preso con mano di quali sono realmente i problemi, quindi attendiamo che il governo nazionale possa rispondere alle nostre richieste. Nulla toglie che quante più risorse si possono impiegare nei prossimi documenti che ci accingiamo, diciamo, ad affrontare in aula, possono essere impiegate. Quindi da parte della Regione c'è stata massima disponibilità, così come oggi vi ho illustrato, fra l'altro la delibera è già pubblica, quindi questa si può avere contezza con mano di tutte le misure che sono state previste per il comparto agricolo. Per quanto riguarda appunto la viabilità, vi dico che le ultime sono che appunto quest'ulteriore personale e mezzi che sono a disposizione verranno adoperate per far fronte alle ulteriori emergenze. Mi farò portavoce di esaminare quant'altro ora velocemente insomma ho potuto apprendere, al fine di poter intervenire anche presso altri assessorati, leggo appunto l'assessorato alla famiglia, o verificare quant'altro insomma potrà essere fatto da parte insomma nostra, da parte della deputazione, come farsi carico e portavoce presso gli assessorati. In ogni caso mi sento sempre di essere a fianco ai sindaci, un po' per deformazione familiare. Anche l'ANCI ha diramato proprio poche ore fa con il sindaco Orlando una comunicazione a nome di tutti i sindaci, in cui ulteriormente si chiede di far fronte con urgenza a questa eccezionalità dell'evento, e soprattutto alla somma urgenza, che è un decreto legislativo del 2016, e quindi di verificare in che termini concretamente si dia avvio alle azioni, quindi che comporta il governo centrale. Al momento il mio intervento termina qui, eventualmente. Ah, scusa. Se no mi toglie la parola. Ha chiuso? Grazie. Chiesto Innocenzo Russo della CNA, anche un breve intervento. Buonasera a tutti, buonasera ai deputati. Buonasera ai deputati, buonasera al sindaco, a
tutti i presenti dei sindacati di categoria dei lavoratori della cittadinanza. Io mi trovo d'accordo con la relazione introdotta da Paolo Gianzabella con la Confederazione Nazionale Artigiani. Noi rappresentiamo alcune piccole imprese che sono lì nel territorio dove sono stato 1,70 m sotto l'acqua e alcune imprese agricole che sono nostre sole. Per cui mi sento il dovere di partecipare e di chiedere con forza quanto scritto nel documento dai sindacati dei lavoratori. Mi trovo d'accordo il sindaco quando ha detto che dobbiamo chiedere gli oneri per le imprese agricole, le imprese che ci sono nel territorio artigiano e per i lavoratori per il mancato guadagno. Non mi trovo d'accordo il commissario della provincia quando dice che dobbiamo pensare in primis alle infrastrutture. Ci sono dei dipartimenti di infrastrutture, c'è un ministero delle infrastrutture per i capitoli delle infrastrutture. Se poi noi dobbiamo togliere tutti i soldi per fare le strade che sono necessarie per la sicurezza dei cittadini, perché qua non abbiamo avuto morti, ma nel punto della 194 dove si parla ci sono tutte queste piccole aziende anche artigianali, lì l'acqua era 1,70 m dal livello della strada laterale. Nella strada centrale, la 194, c'era 70 cm di acqua, per cui anche l'ANAS ha fatto degli sbagli, dei calcoli quando ha fatto questa autostrada. Perché la popolazione si deve spostare da un mondo all'altro. Se tu mi fai in un livello dove mancano gli argini dei fiumi, il fiume straripa annualmente, e non è solo nel 2018 o nel 2017, quelle imprese là hanno avuto per 6 volte l'invasione dell'acqua, del 2003, 2006, 2009, cioè non è un solo governo che c'è stato regionale o un solo governo nazionale, gli ultimi che magari non hanno colpa. Però la cosa è recidiva. Per cui la sicurezza va fatta, sono d'accordo, ma non togliere i soldi ai piccoli braccianti che lavorano, oppure con dei cavilli burocratici la regione e poi non gli dai i soldi a chi gli toccano gli ispettori. E magari gli dici, senti, a novembre paga l'anticipo del 90% della denuncia dei redditi, gli fa pagare anche il reddito sul mancato guadagno. Questo non è assolutamente accettabile. Per cui dobbiamo chiedere, tu mi chiedi di fare un intervento piccolo, purtroppo uno le cose che deve dire le deve dire e invocare. Andiamo noi sindacati anche noi a Roma a farci sentire la nostra voce, perché questo territorio, da che se ne dica, da parecchie volte quando abbiamo fatto consigliere comunale perché gli agrumi non andavano, ora per l'inondazione, ma c'è stata anche qualche altra volta, però è finito lì, dopo che si asciuga l'acqua nei terreni, dopo che finisce di togliere il fango, finisce lì, nessuno ricostruisce gli argini, nessuno pensa alla sicurezza dei cittadini e nessuno pensa ai mancati guadagni. Magari dei cavilli burocratici, ripeto, di alcuni burocrati, dei punti predisposti dove poi non fanno fluire questi soldi alle imprese che gli debbono dare. Come è successo ad alcune imprese, c'è qualche impresa da 10 anni che fa causa alla regione e ancora sta aspettando i soldi. Per cui non buttiamola poi in un binario molto questa discussione, rendiamola sempre io e rendiamoci un proseguo affinché la gente prenda i soldi, perché prendendo i soldi delle imprese e i lavoratori che lavorano in braccianti, c'è tutto un dotto che lavora in un comune e sapete bene voi amministratori e deputati che questi territori vivono solo di agricoltura, non è che ci sono altre cose che entrano nel nostro territorio, c'hanno gli stipendi comunali dell'ASE e poi non entrano altri soldi se non c'è l'agricoltura che funziona. Perciò chiedo un appello fortemente alla deputazione locale affinché si facciano pomodori, non di chiacchiere, ma di cose giuste. Perché ho visto in un foglio della Gazzetta che circolava che Lentini e Calentini è dimenticato, non so se è stata reindagata. Mi aspettavo che qualcuno per esempio parlava di queste cose. Vabbè, io vi ringrazio, penso sinteticamente ho detto quello che dovevo capire e fammi capire. Grazie. Grazie a Innocenzo, Innocenzo, la brevità era di consentire a tutti di poter parlare, non per Domenico Bellinvia, segretario della FLAI, poi c'è Conversano, si prepara Conversano, un grande produttore importante del nostro territorio. Paolo, se vuoi, posso Misi. Prego, ne hai facoltà. Sì, non ho facoltà.
Ma di fatto mi sta tanto che volevo l'amplificazione, perché non poteva. Era per la voi. No, io non volevo. Come non volevo? Io ho la CISL è sempre in soccorso. Sempre in soccorso, hai visto chi soccorre tu? No, io non vorrei che giustamente come si parla dei grandi danni che sono stati fatti alle aziende e al territorio, alle infrastrutture, non vorrei che ci dimentichiamo una cosa importante. Questo territorio già dall'anno scorso soffre la poca produzione. Intesa, quando dico questo territorio, intendo dire i braccianti e gli agrumai interni. La regione, dobbiamo fare in modo, appunto, attraverso l'assessorato alla famiglia, che si possa intervenire, vabbè, ma io tanto mi sento anche senza microfono, che si possa intervenire per poter fare una specie, per capirci, di riconferma delle giornate dal punto di vista previdenziale, ma soprattutto trovare il modo per integrare il reddito dei braccianti, perché qui sta il problema. Perché vero è che le aziende hanno subito danni, ma se i braccianti ora non hanno reddito è perché le aziende si sono dimenticate di pagare l'assicurazione. Perché se le aziende avrebbero pagato l'assicurazione, i lavoratori ora potrebbero attingere agli ammortizzatori sociali. Allora io dico, vero è che qui siamo tutti, perché il problema è di tutti, ma non dimentichiamo chi il problema ce l'ha e ce l'ha per colpa di altri. Grazie. Grazie. Grazie anche per la brevità e concretezza dell'intervento con Versano. Parlo da qua perché mi fai giusto. Va bene, tu c'hai il microfono incorporato pure. Va bene, vai. Allora, facciamo silenzio per favore. Le mie sono due domande. Sì. Come si è organizzato questa riunione? Sì. Nel dire, diciamo, manca l'ispettorato dell'agricoltura. Chi è proposto, diciamo, a fare un po' la conta di questi danni o no? Oppure c'è qualche altro ente, diciamo, proposto a fare il rilievo dei danni? E non c'è. Noi abbiamo fatto le segnalazioni già dal 20 del mese presso la condotta agraria, presso il comune, ma nessuno si è visto in campagna. Io parlo anche per gli altri agricoltori. Abbiamo avuto, diciamo, i danni, e i danni ce li stiamo piangendo noi. Non è che qualcuno, diciamo, ci è stato vicino fino adesso. Nessuno. Né l'assicurazione, né, diciamo, il comune, né nessuno. Siamo da soli. Il che significa che la mattina lo vediamo e andiamo in campagna piangendo, perché vediamo tutti i giorni il danno. Non è che ce lo devono raccontare qualcuno, lo vediamo tutti i giorni. Il prodotto, diciamo, sta accadendo, quindi se l'annata già era messa compromessa, ormai, diciamo, l'annata è totalmente finita, sia per i produttori, sia per le aziende, sia per i lavoratori, perché le giornate sono finite per tutti. Quindi la programmazione va bene per le strade, per i ponti, per i lavoratori del consorzio, per tutti quanti, ma i produttori da domani non sapranno come portare avanti una nuova annata, perché quest'anno non hanno produzione, già piangeranno per quello che devono andare a spendere per mettere di nuovo nelle condizioni per portare avanti l'azienda che c'è, perché stanno piangendo. Là ci sono canne, di tutto, canne, diciamo, massi, c'è di tutto. Io sto facendo, diciamo, un argine di un fiume che non mi tocca, e ha 100 anni che ho fatto quest'argine, lo sto rifacendo io, perché, diciamo, io passo dall'agrumeto al fiume senza protezione, ormai senza protezione, quindi mi devo proteggere perché c'è una porta aperta e ovviamente ancora, diciamo, l'inverno deve venire, non è che siamo in primavera o siamo in estate, quindi mi devo proteggere. Quindi tutti i giorni io vado a proteggermi. Quindi, signori miei, io voglio finire, pensiamo che qualcuno ci venga incontro, diciamo, che è l'ispettorato o chi è preposto, diciamo, si organizza il comune, a venire in campagna a vedere il danno effettivo che c'è. E quando ci sarà il riprovento, poi, diciamo, noi ci vedremo. Grazie. Versano, prima di dare la parola a tavola,
della UIL, un attimo, il sindaco vuole fare qualche brevissima precisazione. Una risposta all'attore conversato, siamo soli assieme, perché siamo tutti enti preposti, però il 19 già di ottobre il Comune di Trentini ha predisposto i moduli che voi state compilando e che noi stiamo facendo viaggiare. È vero che non veniamo nelle campagne sindaco, assessori e magari consiglieri, ma questa attività e questa serata è volta proprio a non far rimanere soli né i produttori, né i lavoratori, né le istituzioni. Quindi è un concetto di gioco di squadra, proprio questo è il nocciolo della serata. Quindi capiamo qual è la sofferenza, la stiamo ricevendo per trasferirla agli organi che ci possono dare una mano. Grazie. D'Avola della UIL e si prepara poi Enzo Bottone. Io brevemente, in 30 secondi, rispetto alle cose che sono state dette e a tutti gli interventi che hanno fatto una puntualizzazione sulla questione drammatica che sta interessando le aziende agricole di questa zona in modo particolare, e non dimentichiamo che interessa 20.000 lavoratori, perché sono interessati complessivamente 20.000 lavoratori che insieme alle aziende agricole sono quelli che, sui quali si sta riversando il peso di questi eventi calamitosi che ci sono stati. Rispetto agli interventi che ci sono stati, come diceva poc'anzi il sindaco, noi non possiamo fare altro che fare squadra tutti assieme, perché fondamentalmente abbiamo bisogno di due questioni fondamentali. Oltre all'individuazione dei danni, che deve essere fatta in modo celere, perché se non c'è l'individuazione dei danni non possiamo andare ad aprire tutte quelle pratiche che poi devono avere il contributo. Quindi questa è la prima questione fondamentale. Poi ci vuole lo Stato, che cosa può fare? Lo Stato può agire attraverso una copertura assicurativa nei confronti delle aziende, e poi ci vuole una deroga alla normativa nazionale, lo diceva l'onorevole Cannata, ma questo è un lavoro di squadra che dobbiamo fare tutti assieme, perché se non c'è una deroga all'attuale normativa nazionale, né le aziende e neanche i lavoratori possono godere dei benefici previsti dalla legge 223 del 91, in modo particolare dall'articolo 21. Perché le aziende, e sappiamo anche i motivi perché le aziende non pagano le assicurazioni, perché le aziende non hanno agibilità economica per pagare le assicurazioni. Per questo, senza copertura assicurativa, i lavoratori non possono beneficiare di coperture che sono già previste dalla legge. Quindi non è che ci dobbiamo inventare una nuova legge, dobbiamo solo fare una modifica a quella che è una normativa nazionale esistente. E questo si fa facendo un lavoro di squadra tutti assieme, e non dobbiamo dimenticare quello che ha detto il rappresentante della provincia, perché quello è un aspetto fondamentale, perché senza programmazione, il nostro grande difetto che abbiamo è una carenza sistematica e strutturale di programmazione. Se non si parte dalla programmazione di queste riunioni, ne faremo una l'anno, perché con questo clima impazzito ogni anno si verifica un evento calamitoso di questo tipo. Per cui se non partiamo dalla base, sicuramente non riusciremo poi a risolvere e tutelare questo territorio, che è un territorio particolarmente critico per quanto riguarda l'aspetto idrogeologico. Grazie. Allora Enzo Bottone, il produttore agricolo, e si prepara Francesco Nisi. Allora, buonasera a tutti, sicuramente tanti di voi mi conosceranno. Volevo chiedere ai signori qui presenti, si è parlato tanto di interventi, di strutture, infrastrutture e quant'altro, perché non si è parlato tanto di chi è la causa del danno?
chi ha causato ciò? Perché poi alla fine quelli che l'hanno presa, tra virgolette, dove tutti abbiamo compreso, siamo stati solo i produttori. Perché il governatore Musumeci, prima di intervenire con delle promesse che non so, lo scetticismo avete visto stasera qui, la fata padrona, lo scetticismo, perché nessuno crede ormai quello che stiamo dicendo, perché da 15 giorni, 18 giorni che si parla sempre della stessa cosa, ma poi andando al soldo ancora non si vede nulla. Perché non hai cominciato già a mandare a casa chi veramente ha causato lo danno? Perché non credete che questo sia veramente un danno colposo, grave, da punire penalmente? Sicuramente è così, perché la causa non è sicuramente dei produttori, ma di chi era di competenza, chi stava al governo, chi ha messo al posto sbagliato la persona sbagliata, chi ha consorzio, non so chi sta al consorzio, non ha fatto un cazzo dalla mattina alla sera. Io sono una persona che l'anno scorso ho rischiato una denuncia perché volevo pulire il canale Benanti, che mi costeggia la proprietà, perché per pulire quel canale ho messo a disposizione due scavatori dentro il canale. Sono venuti i controlli, se non uscivo per gli scavatori del canale rischiavo la denuncia. Oggi mi trovo la proprietà allagata, a chi la devo dare la colpa adesso? Rispondete voi a chi devo dare la colpa. Poi rispondo al signore qui che sta giocando, posto al telefono, non so cosa sta facendo. Volevo dire, io quest'anno invece di fare l'assicurazione, che avrebbe sicuramente se facevo l'assicurazione non avrei fatto lavorare tutta l'estate 10 operai fissi, io nel mio piccolo 10 operai fissi tutta l'estate li ho fatti lavorare, e sicuramente era meglio che facevo l'assicurazione, come dice lei, e mandavo a casa 10 operai e 10 famiglie non si sarebbero sfamate per fare l'assicurazione, come dice lei. No, io ecco, la legge dice, io parlo a nome di bracciante, qui non stiamo difendendo sicuramente né produttore né bracciante, ci stiamo solo prendendo per i fondelli. Qual è la cosa giusta da fare? Ditemelo voi, qual è la cosa giusta? Non vedete lo scetticismo che c'è in faccia dei signori qui? Non ve ne siete accorti che nessuno può parlare e che non sa cosa dirvi? Perché sono sempre le stesse chiacchiere, si ripetono da anni. Anni! Cent'anni avevano pulito i fiumi, cent'anni. No, i fiumi non sono puliti da 40 anni! I fiumi non sono puliti da 40 anni! Mio padre 40 anni fa ha visto il Gonalunga pulito 40 anni fa. Il letto del fiume sapete quant'era? 8 metri. Oggi sapete quant'è il letto del fiume con l'argine? 50 centimetri. 50 centimetri. E sapete Gonalunga dove parte? Gonalunga parte da sotto Enna, percorre 80 km. 80 km di che cosa? Di che cosa? I consorzi? Parlo col presidente della regione, per favore non mi parlate dei consorzi. Parlo di che cazzo ti dobbiamo parlare? I consorzi lasciamoli stare, quelli lasciamo. Ma di che cazzo dobbiamo parlare allora? A chi ci dobbiamo rivolgere? Mettiamo a mano insieme agli avvocati. Adesso ci dicono dobbiamo fare tanto di CTU, mettiamo a mano gli avvocati, mettiamo tanto di perizia, ma sempre sbossando soldi, perché solo soldi ci vogliono per fare tutto questo. Ma è una vergogna. Io da 18 giorni che ho ancora l'agrumeto sott'acqua, perché mi ha detto Benanti non l'ho pulito, e io non dovevo ascoltare quella persona, lo dovevo pulire a costo delle denunce, lo dovevo pulire. Due minuti. Allora io volevo fare una sintesi per l'assicurazione, sì, è un provvedimento che è nato ora. Mi faccio concludere. Io l'anno scorso, nel 2017, il 23 gennaio, ho avuto un'alluvione che purtroppo non era di queste dimensioni. Però posso garantire che io ero assicurato. Però a un certo punto, quando io ho aperto il sinistro, l'assicurazione se ne è andata le mani dicendo che ci sono responsabilità del fiume San Leonardo perché è mancato manutenzione, perché non c'è l'argine e quant'altro. Lei mi dica un po' se oggi e non ieri, con l'assicurazione e senza assicurazione, cosa sta cambiando? Abbi pazienza.
che è un problema, io mi appoggio anche tante dei discorsi che ha fatto il signor Fontana, perché mi sembra anche logico, perché 2 più 2 fa 4. Caro, un problema c'è, ma è serio. Lasciamo a casa gli operai, facciamo le assicurazioni. Scusate un attimo, un'altra cosa che voglio dire, importante, già ho finito. Comunque io sono la Bruna, mi scusi, io non mi sono presentato, però le voglio dire, una cosa. Arricchiamo adesso. Io ho avuto 6 alluvioni, dei quali, scusate, il problema è importante anche farci sentire, giusto con ognuno di noi, diciamo anche la nostra, perché non abbiamo spazio, non c'è mai tempo. Però è anche vero, magari di tutte queste alluvioni, dentro le 2 anni, dentro ogni 4 anni, è magari vero che cazzo sono scusate, vedo ansia magari su questo punto di vista, perché a me, personalmente a me, e forse anche a noi, possiamo dire così, che là ci sono piccole realtà, piccole aziende. È giusto che l'acqua dal fiume travasa la 194 e mi sembra anche logico che l'ANAS, polizia e quant'altro, i pompieri, e può essere mai, può esistere tutta questa sicurezza, tutte queste preoccupazioni che noi abbiamo per l'ente pubblico, per le persone, ma noi ce ne stiamo smettendo i coglioni, abbi pazienza, perché qua, scusi, sulla 194 quando è investita da 1 metro d'acqua, di 1 metro d'acqua che travassa, passa sul 294, io penso che c'è il rischio delle persone, che qualcuno ci lascia, cioè non lo so, che muore, e mi sembra anche logico, cioè, di intervenire quanto più presto possibile, perché non è emesso, non è normale questo fattore che viene invasato alla 194. Okay. Io scusate se ho dato un attimo, scusate. Francesco, alla parola. Mauro lì. Mauro senza bene. Volevo parlare. Sì. Buonasera. Alla deputazione e al sindacale. Io mi unisco al discorso che ha fatto Cottone, perché forse stasera non è entrata in parte ancora la parte dei lavoratori. Essendo io lavoratore, chiedo rispetto per la mia parte, per la mia compagine, perché in qualità di rappresentante che ho fatto sempre per 3 anni in questa città, urge interventi alquanto brevissimi e a breve termine e di una certa sostanza. Ricordo ai sindacati che questa città ha subito, secondo me i braccianti agricoli sono stati stuprati nel momento in cui è stata abrogata la legge per la riconferma delle giornate di lavoro, che adesso a noi sarebbero servite le giornate di lavoro, e questo l'ha fatto un governo nostro amico. A questo le aziende, secondo me, non mi sento di parlare delle aziende, perché io sono un piccolo produttore che al massimo nel mio agrumeto entrano 10-15 galline, quindi posso parlare stasera per quanto riguarda i lavoratori. L'unica cosa che pensavo poco fa seduto, sentendo il deputato regionale, che mi complimento perché è molto informata dei fatti e ha seguito, credo, per sapere questo, tutto l'iter burocratico di questa situazione. Ma non sarebbe il caso, io che sono il signor nessuno, non sarebbe il caso che per una volta i deputati regionali siciliani, i parlamentari nazionali siciliani, che facessero un fronte comune ai fini dei fondi europei, che anziché destinarli a infrastrutture che ancora non c'è manco il progetto, per un attimo si possono bloccare e aiutare i produttori e le aziende siciliane? Non è difficile, secondo me, fare questo, perché allora qui ce la cantiamo sempre e domani ci sarà lo stesso problema, fra un mese pioverà di nuovo. Intanto i braccianti devono percepire, perché qui avete messo all'ordine del giorno il primo punto, il reddito dei braccianti. Ma quale reddito? Qui si parla che per 6 anni non potrebbero percepire nessun reddito in base al danno che hanno subito le aziende. Quindi bisogna mettere mano alla sostanza,
che non parte nemmeno dal governo regionale, perché non ha i fondi, perché con 1 milione di euro si può sistemare solo 2 strade e non ci sono soldi dopo, perché non ce ne saranno soldi, e ce lo dobbiamo dire questo, è inutile che facciamo giri di parole. Quindi per quanto riguarda i lavoratori, al sindacato tutto chiedo questo, una forza univoca, dove ci vede in un fronte comune. Noi possiamo essere anche il vostro sostegno, scendere in piazza, perché noi ci vogliamo, ci chiaro, le cose si fanno bloccando quello che si deve bloccare. Lo Stato ci vede deboli. Io sono per la lotta, io sono anche, non so, non lo vorrei dire, ma sono anche per gli incidenti. Io bloccherei la statale, l'autobotti, è facile arrivare al nocciolo, non è difficile, perché qui non ci sono orecchie sensibili da parte del governo nazionale, quindi è facile. Andiamo intanto a progettare sin da domani questo che io ho proposto fuori. Poi il sindacato giustamente non ha bisogno di consigli, quindi secondo me da parte dei lavoratori urge fare questo, ma nel momento più breve, perché già è iniziata la campagna, ma non so se inizia la campagna. Ecco, grazie. Allora io devo chiedere scusa all'onorevole Marzano, che non l'avevo annunciato che era per presente con noi, le chiedo scusa e siccome ha chiesto di parlare le do subito la parola. No, anche in fila. Prego, ne ha facoltà, si dice così. Buonasera a tutti e grazie per questa occasione, grazie in particolare a Paolo Censabella che assieme agli altri sigli sindacali, quindi gli altri rappresentanti sindacali, sta dando tutti quanti qui soggetti insomma interessati in maniera diversa l'occasione di poterci confrontare su una questione importantissima, perché parliamo qui di famiglie, quindi del benessere delle famiglie, parliamo dello sviluppo del territorio, parliamo quindi della nostra economia, insomma parliamo di cose essenziali che già erano molto problematiche prima, perché comunque non è la prima volta che qui a Lentino incontro i produttori, piuttosto che mi confronto con i rappresentanti istituzionali locali, anzi colgo l'occasione per ringraziare anche il sindaco Costo di Lentino per l'occasione. E non è sicuramente la prima volta, stavamo però aggredendo altre problematiche, grande distribuzione, piuttosto che l'arrivo dei prodotti dall'estero, insomma c'erano già molte problematiche, adesso queste problematiche sono diventate ancora più grandi e ancora più gravi per via delle recenti vicende. Però io vorrei precisare una cosa, cioè noi qui stiamo discutendo appunto dei danni in teoria del maltempo, però io la voglio sottolineare questa cosa, che non sono i danni del maltempo, sono i danni dell'incuria, sono i danni dell'incuria di una politica riguardante la gestione del territorio inesistente. E questo aspetto compete più che altro alla regione, e perché siamo una regione a statuto speciale, e perché le infrastrutture comunque e la manutenzione, la cura, l'attenzione, il controllo delle infrastrutture e la cura dei fiumi,
quindi della pulizia degli alvei piuttosto che degli argini, spetta comunque, ci sono degli enti proprio preposti che sono di competenza regionale, come ad esempio i consorzi di bonifica, che sappiamo insomma essere un altro aspetto molto problematico, molto controverso di questa vicenda. Addirittura poi si è intervenuto con il precedente governo a regionale sempre a cercare di risolvere la questione. Alla fine da 9 consorzi di bonifica adesso ne abbiamo 11, perché devono essere accorpati, però in realtà quindi anziché 9 carrozzoni ne abbiamo 11. Eppure poi i produttori tra l'altro pagano anche questi contributi ai consorzi a fronte praticamente di servizi assenti, quindi il danno è la beffa pure. Quindi voglio precisare questo perché è fondamentale. Poi io sono una deputata nazionale, sono alla mia seconda legislatura e faccio parte della commissione agricoltura e quindi già da giorni mi sono attivata per comunque far fronte all'emergenza quindi dei produttori, dei lavoratori, quindi per dare appunto delle risposte e ristoro a tutti. Questa adesso comunque deve essere la priorità. Poi naturalmente ci poniamo anche degli obiettivi a breve e lungo termine. Io spero che quindi questo confronto, questo colloquio possa durare appunto per andare avanti insieme, perché comunque c'è bisogno dell'aiuto di tutti, delle competenze di tutti e di tutti i livelli istituzionali. Allora, per quanto riguarda gli aspetti nazionali, abbiamo già preso appunto degli impegni con il vice ministro Luigi Di Maio, quindi appunto prendendo l'impegno di dichiarare al più presto stato di emergenza e calamità. Naturalmente ci sono degli aspetti tecnici che questo comporta, e cioè la stima dei danni. Quindi adesso la prima cosa è appunto servirsi dei tecnici, degli esperti, degli agronomi locali e quindi fornire questi dati. So che anche i comuni si stanno facendo appunto carico di questa cosa, piuttosto che le condotte agrarie, gli ispettorati, quindi appunto fornire, cioè ciascuno appunto deve segnalare in maniera puntuale tutti i danni subiti. Capisco che è anche questa una cosa complicata, perché ci sono dei danni che si possono rilevare nell'immediato, quindi ad esempio la perdita di un tot di prodotti agricoli, ma ci sono dei danni di cui si avrà la conferma che ci sono stati in seguito. Proprio perché la situazione è in evoluzione, mi riferisco, insomma, gli agricoltori, i lavoratori lo sanno benissimo, mi riferisco al marciume delle radici, perché adesso siamo nella fase del prodotto che appunto presenta questi problemi, quindi il marciume del prodotto, però potrebbe anche arrivare, quindi nel momento in cui la situazione è molto più grave del previsto, potrebbe ritenere necessario estirpare la pianta e procedere ad un reimpianto. Quindi è chiaro che ad oggi non si ha nemmeno la certezza di questo gravissimo danno. Quindi bisogna comunque continuare a monitorare la situazione. E quindi si è in attesa di questo. Faccio una piccola parentesi riguardo a quell'atto a cui ha fatto riferimento il sindaco. Siamo in fase, alla Camera già è stato votato il decreto Genova, o meglio emergenze, proprio perché include tutta una serie di questioni come il sisma anche che c'è stato in alcuni territori e altre cose magari più pregresse. E in quell'occasione il parlamentare siciliano abbiamo praticamente impegnato il governo ad intervenire nel primo provvedimento utile per far fronte alla calamità, diciamo, che si è verificata nella Sicilia orientale. Cioè, si è fatto un particolare riferimento ad alcuni dei comuni colpiti, non a tutti, perché comunque ci sono delle scadenze anche entro cui presentare questi atti. In ogni caso parliamo di un impegno
parlamentare, quindi un impegno che il Parlamento rivolge al governo, che ha già preso comunque questo impegno, perché comunque noi ci teniamo pure la parola. Ad ogni modo quella non è l'unica occasione, non è l'unico l'unica occasione di presentare un atto, perché io già sto lavorando anche in seno alla Commissione Agricoltura per quindi fare delle richieste precise anche al Ministero dell'Agricoltura, quale ad esempio la dichiarazione proprio di calamità naturale in relazione ai danni alla produzione, in modo da poter attingere al capitolo inerente il fondo di solidarietà proprio specifico sugli indennizi, perché ci sono anche poi diversi capitoli, quindi intanto per esempio io sto lavorando su quello, venerdì ci sarà un'interpellanza in cui verranno poste all'attenzione del Ministro dell'Ambiente tutte le problematiche inerenti appunto alla gestione del territorio e quello quindi che è successo e richiedere quindi interventi anche straordinari. A questo punto purtroppo non solo per la Sicilia orientale ma anche per la Sicilia occidentale, perché nel frattempo sono intervenuti altri fenomeni calamitosi. Io forse mi sto dilungando, però sono state dette tante cose e quindi vorrei darvi una visione un po' sulle diverse cose. Allora, le competenze sono tante, ho parlato di Ministero dell'Ambiente, di Ministero dell'Agricoltura, cercherò di anche lavorare con il Ministero dell'Economia per far sì di ottenere ad esempio la sospensione dei mutui piuttosto che dei tributi, quindi per dare proprio sollievo e non diciamo far sì che non si piova sul bagnato quando già sono tante le difficoltà da affrontare, quindi impegno anche ad ottenere delle agevolazioni inerenti anche altre competenze ministeriali. E un'altra cosa importante da richiedere sempre con anche atti ufficiali, perché sono assolutamente importanti, perché consentono appunto di andare in maniera più spedita anche avanti, il sostegno al reddito dei lavoratori, anche in deroga rispetto alla stipula delle assicurazioni, quindi sicuramente si può richiedere un impegno direttamente al governo senza cambiare una legge che magari appunto questo potrebbe comportare un lavoro molto più lungo. E così come l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali, che è un'altra misura. Quindi questo per dire che cosa? Che da parte mia, da parte insomma voglio dire anche di tutti i parlamentari siciliani, c'è massima attenzione rispetto al tema, perché questo è un territorio che vive principalmente di agricoltura, non è l'unico, ce ne sono tanti altri in Sicilia, quindi noi attiveremo tutti gli strumenti, cercheremo di ottenere il massimo sostegno possibile proprio per far sì che rialzarsi da questa situazione drammatica insomma in cui sono piombati, e poi anche, anche la possibilità proprio di riprendersi completamente insomma e ricordarci di questo periodo come insomma di una disavventura che con una diciamo politica diversa in particolare di prevenzione appunto, di monitoraggio, di controllo, di manutenzione del territorio, sicuramente questi eventi appunto non comporteranno più queste conseguenze così nefaste. Io fino a oggi ho fatto dei sopralluoghi, li ho fatti anche nelle scorse settimane, continuerò successivamente quindi a fare sopralluoghi sui territori, ad ascoltare quindi gli addetti, tutte le insomma
tutte le persone coinvolte da questa situazione difficile? Ho ascoltato pure nuovamente il sindaco di Carlentini, ma sono a disposizione anche degli altri sindaci, assessori, e quindi confermo la mia piena disponibilità ad andare avanti insieme per risolvere prima il meglio possibile questa situazione. Grazie. Grazie onorevole Mazzana. Allora, la raccomandazione alla brevità non è per una questione, è per consentire, perché vogliamo dare la parola a tutti quelli. Adesso si è fatta un po' numerosa la platea. Allora, adesso viene Giovanni Garfì della UIVA, è il presidente del consiglio di Bucchieri, che è l'unico della zona montana presente, e si prepara Paolo Gallo, segretario generale della Filca CISL di Siracusa. Inoltre, in rigoroso ordine, la brevità mi raccomando, perché poi dobbiamo cercare di stringere con il documento che abbiamo letto. Prego Giovanni, vai. Si sente? Sì. Allora, buonasera a tutti, io sono Gianni Garfì, il presidente del Consiglio del Comune di Bucchieri, e rappresento l'amministrazione assieme all'assessore Concetta Mazzone stasera. Un saluto va ovviamente al sindaco Bosco, che è il padrone di casa, alle organizzazioni sindacali che hanno messo su questa iniziativa e ai rappresentanti della politica, nonché a tutti i lavoratori e produttori qua presenti. E mi preme fare subito una premessa, ovviamente, a chi ha organizzato questa riunione. È chiaro che da quello che sto ascoltando, perché siamo arrivati un attimo in ritardo, è incentrata prettamente sull'aspetto agrumicolo che interessa appunto questa porzione di provincia, Lentini, Carlentini e Francoforte, ma potevate anche investire i comuni della zona montana, voi che l'avete organizzati, perché... io mi scuso per essere arrivato in ritardo, però lo dico lo stesso, accettato ugualmente. Perché abbiamo avuto i comuni di Bucchieri, di Ferla, di Castro, di Buscelli, che sono stati colpiti alla stessa stregua dei comuni vostri per il settore agrumicolo. Noi abbiamo avuto il settore olivicolo, e capisco l'arrabbiatura del signore poc'anzi che la esprimeva in maniera vibrante. Noi abbiamo avuto il settore olivicolo che è andato completamente distrutto, non c'è stata nessuna possibilità di raccogliere nemmeno 100 kg di olivo, completamente distrutto. Nell'arco delle giornate del 18 e 19 le intemperie, che tra l'altro è un fenomeno particolarmente strano per i comuni montani, che si trovano in una posizione, come dire, molto favorevole per far confluire la mole dell'acqua quando è così violenta. Fatto sta che stavolta ha colpito duramente alcuni comuni della zona montana, insomma, producendo danni incredibili. Ovviamente oltre al settore olivicolo, che è quello prettamente di vocazione, ecco, delle nostre zone, ha prodotto danni notevoli anche alle infrastrutture. E qua bisogna, ecco, alzare, come dire, il dito di aiuto. Poc'anzi il sindaco Bosco diceva siamo nessuno ma siamo tutti assieme. È vero, siamo tutti assieme, ma siamo sempre nessuno, perché anche noi ci siamo attivati a raccogliere con le schede le segnalazioni che stanno giungendo, ma non si è visto nessuno se non i tecnici della provincia che sono venuti a fare dei sopralluoghi per le arterie, che noi ne abbiamo tantissime, che sono di proprietà della provincia, e che tra l'altro ce n'è una in particolare, che è la SP5, che ci conduce nella piana di Catania, altrimenti rimarremmo isolati completamente da quello che è lo spostamento sulla zona di Catania. Non si è visto nessuno, ripeto, nessuno, e questa è una cosa alquanto grave.
perché voglio dire, oltre a chi è il presidio della legalità sul posto, che è il sindaco, che è l'amministrazione, ma ci sono tutti questi altri enti che avete qua menzionato poco fa, che io li ho ascoltati, i consorzi, i dipartimenti, i responsabili e così via, ma avrebbero dovuto mettersi in moto per constatare con efficacia quello che è successo sul territorio. A parte avere il censimento da parte dei singoli coltivatori, perché da noi magari da voi avete delle imprese più grosse, da noi c'è una conduzione quasi a livello familiare, sono poche le aziende di una certa entità, quelle olivicole, però i danni sono notevoli, e anche alle infrastrutture, vuol dire ci sono danni inimmaginabili, nessuno, persone di 80 anni si ricorda una cosa del genere per questi comuni montani. Allora io dico, probabilmente il tempo della politica, come diciamo con Mimmo Bellinvia quando ci incontriamo invece nell'altro versante che ci interessa, quello della forestazione, in questa fase dovrebbe, come dire, mettersi un attimino da parte, ma accelerare e lasciare, come dire, da parte tutti gli adempimenti tempistici, burocratici e quant'altro, cioè dare immediato sostegno e aiuto, ma veramente. Io ringrazio chi ha preceduto, l'onorevole Mazzano, l'onorevole Cannata, che saluto per gli interventi che hanno fatto, però voglio dire, c'è bisogno di praticità. Noi abbiamo visto in questi giorni, venerdì, col sindaco che è arrivato il via libero da parte della regione per rendere immediatamente esecutivi i progetti, che danno i 60 giorni di tempo, però dobbiamo vedere là se non intoppiamo poi con il genio civile nel momento in cui c'è un cavillo, e quindi ci stoppiamo un'altra volta. Allora, voi che ovviamente rappresentate tutti noi alla Regione, al Parlamento, avete l'obbligo, caro onorevole, quindi non è una competenza solo della Regione, avete l'obbligo, io dico, di metterci mano in questa cosa e accelerare, lasciare un attimino da parte quelli che sono gli adempimenti burocratici e tempistici, perché qua si tratta di sopravvivere. Ormai le aziende, e qua l'hanno espresso tutti, io porto il punto di vista da quello che è nella zona montana, le aziende sono completamente collassate, e se poi abbiamo anche le infrastrutture che ci servono, come dire, per raggiungere le aziende, i fondi coltivati, i fondi olivicoli, e non ci possiamo manco andare, ma è possibile poterli ripristinare nel giro di poco tempo, noi abbiamo, come dire, finito le economie di questi centri. Sì, Paolo, permettimi un minuto e finisco. E quindi ritengo che è alquanto necessario attivarsi, ripeto, trovare una soluzione. Questi incontri sono proficui e servono da molti a voi che ci rappresentate. Trovare delle soluzioni che possono superare i tempi burocratici e quindi dare certezza alle persone, ai produttori olivicoli, ai lavoratori e anche a chi è messo, come dire, nei territori di confini che vanno a fare gli amministratori e poi il front office che si confronta con le persone che hanno praticamente i guai e non li possono risolvere, dall'altro lato devono confrontarsi poi con quelli che sono gli organi burocratici. Quindi questo era il saluto, insomma, che volevo portare io, il sentore che c'era nella nostra comunità, che ho dimenticato in premessa, che vi ringrazio anche il sindaco di Bucchieri, il dottore Caiazzo, per l'invito che è arrivato seppur in ritardo. Grazie. Giovanni? Sì, grazie Giovanni. E allora Paolo Gallo, segretario generale della FIRCA CISL di Siracusa, si prepara Ettore Piccolo, segretario della Canova di Carlentini. E la raccomandazione della brevità, ripeto, non è una cosa, è per consentire a tutti di esprimere la loro opinione senza togliere la parola a nessuno. Grazie. Ma innanzitutto, ovviamente lo hanno fatto tutti, grazie al sindaco, grazie alla deputazione, grazie a Cenzabella che ha voluto fortemente anche questo incontro qui stasera, ma soprattutto grazie a voi. Grazie anche alla vostra rabbia, grazie a questo popolo ferito ma vivo, pronto a riscommettersi e a sfidare quello che abbiamo avuto fino ad oggi, a ricominciare da capo con dedizione, con forza e con più determinazione. È chiaro, con l'aiuto di tutti quanti. È da questa rabbia che dobbiamo partire, da questo vostro sentimento che dobbiamo lanciare il cuore oltre l'ostacolo, perché l'essenza fondamentale per poter andare avanti.
E vedete, siccome non devo insegnare niente a nessuno, e siccome siete voi stasera che state dando qualcosa a noi e che noi abbiamo l'obbligo di raccogliere e di portarcela dentro per avere quella spinta domani, quella passione per portare avanti la problematica di questo territorio, voglio dire che, vedete, dopo quel famoso presidente della regione che ebbe la bellissima e straordinaria idea di abolire le province, poi è arrivata anche l'alluvione. E dopo che il genio civile per tantissimo tempo ha dimenticato che nelle sue competenze c'era quella della pulizia degli alvei dei fiumi e non lo ha fatto, oggi ci riscopriamo con tutti i danni che abbiamo. E dobbiamo dire, questo possiamo solo ringraziare il buon Dio, che su questo territorio martoriato, io sono stato a Scordia, ci siamo incontrati anche con Saverio, su due giorni dopo forse dell'alluvione, e c'era un mondo distrutto, il buon Dio ci ha salvato da non avere vittime, cosa che purtroppo c'è stato in qualche altra parte. E allora, come si diceva prima e come qualcuno mi ha preceduto, la prevenzione è fondamentale, e non dobbiamo guardare all'immediato, ma con l'immediato dobbiamo cominciare a costruire il futuro, ovviamente fatto di prevenzione e di intelligenza e di pianificazione di questo territorio, perché poi non ci perdona. E siccome qui la crisi è in atto, e siccome, vedete, c'è una cosa però che mi rassicura, e lo voglio dire per onestà e onore della verità: i sindaci sono sul pezzo, i sindaci non ci stanno dormendo la notte. Vale per il sindaco di Lentini, vale per quello di Scordia, vale per quello di Francofonte, vale per quello di Paragonia e di tutti quei comuni che sono stati colpiti e feriti da questo grave evento alluvionale. E allora non lasciamoli soli, noi pensiamo di essere solo noi, ma come diceva lui, siamo solo assieme, dobbiamo essere uniti, non più soli assieme, ma uniti, e con la forza e la determinazione, perché poi fu anche un caso, dobbiamo dire, che quel giorno che eravamo assieme a Scordia è venuto anche il presidente della regione con i suoi poteri, con le sue limitazioni, con la sua burocrazia che oggi impantana tante cose. E allora, per non farla lunga e per poter pigliare l'essenza della rabbia reale che questo territorio in questo momento esprime e per poter andare avanti, intanto io penso che una soluzione immediata che potrebbe dare occupazione a questo territorio, e parlo del triangolo in modo particolare della provincia di Siracusa, è quello di attingere alle cose che abbiamo. Perché vedete, la strada provinciale numero 16, non so da quanto se ne parla. E vedete bene, se Lentini ha l'ospedale... 40 anni che nessuno mette un dito in quella strada. Se prima era un'arteria impraticabile, ora non si può più passare. Oggi impercorribile. Impercorribile. Ma vedete, se Lentini ha l'ospedale alle porte... Scordia, un'arteria che collega due comuni, sono isolati anche dall'ospedale. E se noi poi vediamo che la 194 viene invasa dall'acqua, siamo isolati anche noi. E allora diamo subito sfogo alle infrastrutture in questo territorio, immediatamente. La Ragusa Catania deve partire il più presto possibile per due motivi fondamentali: per dare lavoro a questa gente e per fare l'infrastruttura di questo territorio. La numero 16 deve essere subito messa a bando per fare i lavori per una via di comunicazione, soprattutto in agricoltura, perché se non sbaglio serve molti fondi agricoli. E allora questo dobbiamo fare immediatamente, oltre alle altre cose che giustamente e materialmente avete chiesto, che sono sacrosante e che nessuno vi deve togliere. Scusate il discorso. Ettore, che si prepara Paolo Nigro con la raccomandazione fino alla noia della brevità, perché all'Italia, prego. Caro Paolo, sarò telegrafico. Allora, io intanto ringrazio tutti i presenti, ho sentito delle parole interessantissime, però mi preme fare una piccola osservazione. Io comincerei ad abituarmi ad eventi di questo tipo per tutta una serie di motivi.
perché se è vero è che sono stati momenti di eccezionale e particolare intensità climatica, la tendenza è quella che momenti come questi si ripeteranno, e non lo dico perché sono un climatologo, lo dico perché ne parlano tutti. La straordinaria fragilità del territorio, che non riguarda solo la Sicilia, ma riguarda l'Italia in generale, fa emergere sostanzialmente un problema. Cosa non è stato fatto? E come evitare di parlare solo di emergenza, ma di guardare avanti? Allora, siccome dal mio punto di vista le due cose vanno in parallelo, l'emergenza, ciò che è accaduto, e contestualmente cominciare a ragionare su quello che si deve fare affinché con eventi che saranno normali queste cose non accadono più. Io non la voglio buttare in politica, perché poi non la voglio pensare a ciò che vuole, però la burosaudocrazia, che io così la definisco, alla fine ho paura che non porterà a nulla, o meglio, porterà a molto meno di quanto noi ci aspettiamo. Ci sarebbero modi anche pittoreschi per definire chi alla fine comanda e non è capace di portare avanti le cose, ma io non ci voglio, non cado in queste sciocchezze. Dico semplicemente una cosa, che quando gli enti non si parlano, ci vuole chi sta sopra, che alla fine abbia il coraggio e la determinazione di metterli da parte e decidere. Questo si deve fare. Si devono creare le condizioni affinché tutto quello che si vada a stabilire non rimanga solo carta, e che si nomino, si vanno a nominare tecnici non da, ma per. Quando dico per, dico per fare, non per compiacere qualcuno. E siccome in Sicilia tradizionalmente, era del cattoparco, non lo devo dire io, no? Si parla e si fa tutto per non fare niente. E questa è la realtà alla fine. La strada, la 194, guardate, una battaglia che tutte le organizzazioni sindacali, facciamo da tempo, definita prima opera strategica, poi di strategico non ha nulla, però è strategico, non fa capire bene. Se fa o non si fa, boh, e chiusa. Cambiano il governo. Hanno soggetti, si parla di tutto, ma non si fa mai. Ora io dico, siccome le persone che ci sono qua alla fine sono quelle che ci permettono di parlare di queste cose, e io spero che non si stanchino, mi auguro che non si stanchino. Vedete, siamo qui tutti e dobbiamo rendere conto tutti di quello che facciamo, è bene o non è male. Ora, io concludo dicendo una cosa, guardate, io comincerei a ragionare in prospettiva, oltre l'eccezionalità del momento e oltre la drammaticità di quello che è successo, aiutando chi produce e che si commette ancora nel territorio con sacrifici che noi neanche immaginiamo, che non è solo un problema dell'assicurazione che si paga o non si paga, un problema molto più complesso e molto più articolato. Io ho la presunzione di capire quello che hai detto, certo. E ti dico che hai tutta la mia solidarietà, però non cadiamo nell'errore di contrapporci, perché oggi non serve, oggi purtroppo non serve, non serve affrontare il problema dell'assicurazione come cosa improponibile perché già è sottoterra, come non serve non dire che se ci sono delle leggi vanno comunque rispettate, ma messi però tutti nelle condizioni di rispettarle, togliendo magari chi può essere una concorrenza sleale con prodotti che arrivano. Per esempio, ma chi sta sulla non ne parliamo. Io chiudo dicendo, il mio augurio è che questo documento sia implementato con quello che alla fine dovremmo affrontare, e quello che dovremmo affrontare saranno condizioni come quelle che ci sono state. E guardate, il territorio va ridisegnato tutto, va rifatto tutto, intingendo a quelle che sono, prima di essere risorse economiche, anche risorse umane. E io credo che in Sicilia tutto manca tranne che le risorse umane, passando per la forestale e finendo in altri enti. Grazie. Buonasera.
Allora, io mi trovo qui stasera a parlare perché sono in duplice veste, nel senso che sono lavoratore agricolo, bracciante, ma sono anche un piccolo produttore. Bene, ho circa 7 ettari di agrumeto. E rispondendo al signor Bellinvia, per quanto riguarda il, diciamo, l'assicurazione per questi eventi di calamità naturale, le aziende agricole oggi sono sofferenti per una questione di commercializzazione del prodotto, quindi già ci andiamo a interfacciare con un mercato che purtroppo non ci permette di arrivare nemmeno a pagare i costi fissi certe volte, come è successo l'anno scorso con delle arance che poi sono andate circa 10 centesimi al chilo. Quindi come diceva il signor Cottone, io preferisco non pagare l'assicurazione e fare determinati interventi agronomici. Qui è facile dire se si pagasse l'assicurazione a quest'ora i braccianti agricoli venivano tutelati o meno. La problematica qua parte già dagli anni addietro. Si ricorda, signor Scienza Bella, quando l'anno scorso, 2 anni fa, ci siamo incontrati in altre occasioni, si parlava già della crisi del settore agrumicolo, sia per la questione del virus della tristezza, quindi per la moria degli agrumeti, che già all'epoca dava problemi di assorbimento della manodopera del territorio, e per quanto riguarda la problematica appunto della commercializzazione del prodotto. Questo evento purtroppo è stato il colpo di grazia nel nostro tessuto produttivo. Quindi qui ora secondo me si dovrebbe fare, oltre alla conta dei danni, anche una questione di andare a capire di chi era la responsabilità, perché purtroppo gli argini dei fiumi, noi ci siamo fatti un bel giro del territorio, erano pieni di sterpaglie e di fusti che abbiamo misurato nel fiume Trigona, lunghi 20 metri, di piante di eucalipto. Ciò significa che il genio civile non ha completamente pulito nel corso degli ultimi 20, sindaco, oppure più anni, perché nel fiume Mulinello, quello che costeggia il comune di Carlentini, ha 35 anni che il consorzio non effettua lavori di pulizia, e lo posso assicurare perché lì ho degli agrumeti e io ho ricevuto dei danni. Quando abbiamo fatto la richiesta per il risarcimento dei danni, nessuno ci ha risposto. Abbiamo fatto negli anni successivi la richiesta per avere l'autorizzazione per pulire il canale. Non è stata tenuta in considerazione nemmeno la richiesta. Abbiamo noi pensato di pulire, come ha fatto il signor Cottone, il fiume, e ci siamo beccati una denuncia penale. Quindi, perché è una questione di ambito lì è del demanio, quindi non è la nostra competenza entrare dentro il corso del fiume e pulirlo, nonostante un fiume che convoglia l'acqua delle strade del centro abitato. Quindi già ci dovrebbe essere una particolare attenzione per quel corso d'acqua, così come poi per la restante parte dei corsi d'acqua territoriali. Il fiume Trigona, quando è esondato nella notte dell'alluvione, ha trascinato via tutto ciò che incontrava davanti. Abbiamo visitato l'azienda del dottor Mangiatti, distrutta, rasa al suolo. Nonostante le piantine, circa 2000 erano state trapiantate un mese e mezzo fa, si ritrova un'azienda di grossissime estensioni che dà tantissimo lavoro in ginocchio, semplicemente perché anche lui aveva provato a pulire la parte che, diciamo, costeggia il suo agrumeto, e gli è stato impedito. Quindi a oggi la situazione è questa: si deve fare semplicemente prevenzione, perché prima quando si previene, sicuramente poi non staremmo qui a parlare e a dire per l'assicurazione, l'assorbimento della forza lavoro. Invece, prevenendo tutto ciò, non sarebbe successo nulla e tutto sarebbe andato liscio. Non è una questione di cambiamenti climatici, a mio avviso, è semplicemente una questione di pulizia, perché il fiume Trigona è largo 80 metri per un'altezza degli argini di 7 metri, ha voglia di convogliare acqua là dentro. Però trovandosi di tutto e di più sterpaglie, è andato a fare tappo nel ponte che c'è lì vicino, e ovviamente, per fortuna, diciamo, non c'erano persone sul ponte, però ha causato il danno di tutte le aziende limitrofe. Grazie. Grazie. Poi si prepara Stefano Monafò. E andiamo a concludere.
Sì. Ah, intanto buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori per l'incontro di stasera, il sindaco per l'ospitalità che ci ha dato. Ho sentito tanti interventi molto interessanti, mi soffermo su quello che ha fatto il signore, ricordo però, Ettore. Praticamente noi stiamo parlando, perché se arriviamo a questo punto, lui sostanzialmente, per quello che ho capito io, ha detto non ci mettiamo l'uno contro l'altro, perché alla fine qua le colpe forse ce l'abbiamo un pochettino tutti. Perché dico questo? Perché sostanzialmente noi siamo arrivati a questo punto in tutta la Sicilia, perché dopo quello che è accaduto da Agrigento e Palermo, vuol dire che le condizioni sono in tutta la Sicilia, per incuria, per l'abusivismo, che anche questo è stato, e per la strafortenza certe volte dei burocrati, perché spesso la politica ha tutte le colpe del mondo, ma vengono stanziati i soldi, ci sono soldi nei vari piani, il PSR, voi che siete agricoltori sicuramente lo conoscete bene, ma sulle infrastrutture ci sono spesso dei soldi che non vengono utilizzati, perché poi alla fine c'è qualcosa che incappa nella burocrazia, e questo poi succede i danni. Perché dico questo? Ad esempio, per quanto riguarda la pulizia dei fiumi, io me la ricordo bene, è stata la prima, diciamo, legge che mi è passata a me, ovviamente che mi passò a me in finanziaria, nel 2013, perché c'è l'articolo 25 della legge 9 del 2013, prevedeva ad esempio l'aumento delle competenze, l'aumento di competenza dei forestali, ad esempio, per la pulizia anche dei fiumi. Legge che non è stata mai applicata. Poi nel 2016 fu addirittura amplificata questa legge con l'introduzione dell'articolo 43, che prevedeva che il 10% dei soldi destinati ai forestali servissero proprio per quelle specifiche mansioni, ma anche quelle mai applicate, perché le leggi poi le applicano i burocrati. Ora non voglio fare scaricabarile, perché giustamente ci sono i problemi. Io sono venuto qua, ho fatto il giro assieme a Luigi Di Maio quando è venuto, poi si paga, perché io capisco il problema anche lì delle assicurazioni, se le assicurazioni sono importanti, come è importante, perché tutelano i lavoratori, tutelano gli agricoltori, ma anche allo stesso tempo ci vuole un governo che tuteli gli agricoltori per quanto riguarda la concorrenza sleale o gli accordi internazionali che spesso si vedono, perché l'uno trascina l'altro, e siccome a me... io nelle mie esperienze che ho avuto, a me mi hanno insegnato sempre che quando si è a mare il morto trascina il vivo a fondo. Quindi quando si innesca questo meccanismo non ce ne usciamo più. Allora Di Maio ha dato una notizia, non so se l'avete visto da poco, per quanto riguarda la modifica dell'accordo bilaterale ad esempio con la Cina per il trasporto delle arance, con un accordo che nasce da un'iniziativa fatta da Federica Argentati, che è il direttore del distretto agrumicolo, che era anche candidata come designata come assessore qualora avessimo vinto. Quindi questo è un primo accordo bilaterale che viene modificato, in modo che con l'aereo, perché prima si potevano portare le arance solamente con la nave, cioè io vorrei capire che cosa ci arrivava con la nave in Cina. Quindi ora questi i primi passi si stanno cominciando a muovere verso questa direzione, sicuramente Maria sa anche di altri passi che si fanno in questa direzione, ma allo stesso tempo quello che io mi chiedo, e questo anche ringrazio il sindaco perché ho visto che si è attivato subito all'indomani degli eventi calamitosi, di se vi dicono che ci sono dei moduli da compilare, le cose da fare, è ovvio che per quantificare il danno si deve capire che cosa è successo, quindi non è spesso una cosa per allungare tempi, perché non possono arrivare con l'elicottero, buttare soldi così e chiarire via. Quindi io quello che... perché ad esempio io oggi ho chiamato il prefetto, ma il prefetto, per avere il quadro generale, ovviamente invece di chiamare tutti i sindaci della zona, chiamo chi è l'autorità in questo momento più centrale, e anche loro avevano difficoltà di avere tutti i dati, quindi questa è la cosa più importante per cercare di capire i fondi che si possono inserire, i blocchi
come diceva, per quanto riguarda il MUD e altre esistenze, che non voglio ripetere quello che ha ripetuto Maria. Questa è una cosa importante. È vero che la progettazione è un'altra cosa difficile, e spesso ci sono problemi nella progettazione, ma ci sono stati ciclicamente dei fondi, che è un fondo di rotazione per la progettazione, però anche lì spesso alcuni non riescono ad attingere. Questi sono importanti perché, signori miei, senza le infrastrutture efficienti, perché servono, vero come è vero che ci sono canali che erano 8 metri, ora sono 50 centimetri, ma questo è un problema serio che ovviamente va affrontato con un progetto serio, perché quei debiti vanno tolti. Perché qualora permettessimo a voi di fare il vostro pezzettino, non concludiamo niente, perché l'alveo di un fiume è lungo possibilmente chilometri, quindi quando tu pulisci un pezzettino ti arriva poi tutto quello a monte e te lo viene a ributtare di continuiamo nel tuo terreno e non hai risolto niente. Quindi ci vuole un lavoro molto più serio, che ovviamente non dovete fare voi, ma mi devono mettere nelle condizioni però di avere questa possibilità. Purtroppo non ci sono le capacità progettuali, noi paghiamo anni di clientelismo possibilmente alla regione siciliana, dove non abbiamo competenze chissà per fare le progettazioni. Quindi su questo ci stiamo lavorando, comunque sia, perché dobbiamo cercare di essere di stimolo. Teoricamente c'è già una legge che paradossalmente è la legge Brunetta, tu la assegni, che è quella sulle performance e sugli obiettivi del dirigente. Tu dai ai burocrati degli obiettivi seri, se non li raggiungono non prendono quei soldini in più, lei che lavora alla provincia lo sa, che sono previsti come premialità. Io non ti premio se tu non raggiungi obiettivi seri, che non è mai. I dirigenti dei consorzi di bonifica ogni anno prendono il premio, vorrei capire perché tipo. Io non c'è nessuno. Non scendo allo specifico, però dico, c'è tutte le leggi, ci sono, però bisogna applicarle come si deve. E noi abbiamo la possibilità che l'assessamento di bilancio, per inserire qualche cosa, c'è un fondo di solidarietà regionale che è previsto di fare alla legge 15 del 2010, però è di circa 3 milioni di euro, quindi con tutto quello che è successo in Sicilia praticamente e acqua fresca. Bisogna vedere anche se ora, e questo domani nell'incontro con Musumeci potrebbe accennare sui PSR, sulle misure che ci sono sui fondi europei, cercare di capire se, perché spesso ci sono messe dei limiti, no? Cioè chi ha sotto i 30 lì allora non può partecipare, eccetera, eccetera, cercare di capire come ampliare la platea per dare un ristoro nel momento in cui si rimettono in sesto ovviamente gli agricoltori. Con questo diciamo, poi volevo accennare una cosa sul discorso dei fondi europei, perché c'è stato prima un signore che è intervenuto dicendo guardate, prendiamo i fondi per le infrastrutture e diamole tutte alle agricoltori. Solo per una questione tecnica, i fondi europei sono sostanzialmente divisi per misure. Misure vuol dire che tu puoi spendere in un range, in una determinata cosa, non puoi prenderli e spostarli diciamo totalmente da un'altra parte. Però questo non vuol dire che non ci sono, perché servono infrastrutture e serve ovviamente l'assistenza all'agricoltura, perché questa è sacrosanta. Più che altro ci dovremmo chiedere, ma perché non cominciamo a spenderli tutti e bene? Perché noi non riusciamo a spenderli tutti, e rispetto a tutte le altre regioni che prendono i fondi europei, noi siamo quella che ad esempio riesce a 100.000 euro spesi, mentre in altre regioni con 100.000 euro riescono a creare un posto di lavoro a tempo indeterminato. Che cosa vuol dire? Che a parità di spesa di fondi europei qua si crea un posto di lavoro e in altre regioni se ne creano 5. Chiediamoci anche perché su questo. Per il resto io do la mia massima disponibilità al sindaco, ai sindacati che qui hanno portato avanti queste stanze, e qualora ci fosse necessità per quanto riguarda qualunque intervento a livello regionale, sicuramente con la collega noi siamo disponibili, e col governo nazionale già si è espressa Maria. Grazie. Stefano, una forza che la regione della UIL e si prepara ma io non voglio rischiare di ripetermi.
lo voglio fare per recuperare pure un po' di tempo, perché sennò poi alla fine non abbiamo concluso niente. Io sono molto contento dell'obiettivo che si poneva il nostro documento, noi l'abbiamo fortemente voluto per aprire un ragionamento su ciò che c'è dentro. Se voi leggete l'ultima parte, questa è una bozza che deve essere integrata per cogliere il massimo delle esigenze di questo territorio. Questo documento, che è la base, non vuole, e lo voglio dire a chi ha puntualizzato alcuni aspetti, non vuole certamente mettere sotto accusa nessuno, in particolar modo quando parliamo di alcune responsabilità sulle assicurazioni. Beh, quando noi chiediamo a chi ha responsabilità di governo di derogare a queste norme per poter mettere nelle condizioni poi di poter applicare alcune norme, perché se non si deroga ad alcuni aspetti di legge diventa difficile poi applicarli. Certamente in un momento del genere, quando si parla sotto l'emergenza, diventa complicato, c'è un aspetto emotivo che noi non dobbiamo mettere in campo. Noi dobbiamo puntualizzare a noi stessi. Ognuno di noi ha un ruolo e questo ruolo lo deve svolgere in un momento di emergenza al massimo. Io non voglio entrare nel merito se qualcuno ha il suo ruolo, l'ha svolto nel tempo bene o meno bene. Si evince che alcune funzioni non hanno svolto il suo ruolo. Certamente queste sono competenze di alcuni ruoli ben precise, che questi devono fare il suo corso. Cioè dire competenze e responsabilità ad ognuno di nostri. Non possiamo noi infilarci in situazioni che non sono nostre. Certamente se c'è una responsabilità precisa, la magistratura fa il suo corso e attribuisce le responsabilità precise. Non è compito nostro. Noi vogliamo dare delle indicazioni per superare la crisi e, come è stato detto prima, noi abbiamo l'esigenza, perché gli eventi che si stanno succedendo è una cosa. Noi abbiamo prodotto questo documento quando ancora un'altra situazione in Sicilia fortemente negativa non era ancora avvenuta. Cioè dire, noi eravamo in un momento di emergenza di quel tipo. Oggi si pone in modo diverso, perché qui ci sono problemi di danni materiali, lì non ci sono solo problemi di danni materiali e altri danni. E già la politica, chi ha responsabilità politiche, deve fare questi tipi di riflessioni. Con una precisazione, lo ripeto, siamo in un momento di emergenza, dobbiamo fare in modo di fare squadra, fare tutte squadre e ad ognuno svolgere nel migliore dei modi il suo ruolo. Se facciamo questo, molto probabilmente qualche risultato possa essere. Se invece iniziamo ad addossare responsabilità, diventa poi un problema di conflitto politico che noi non vogliamo. E il nostro obiettivo di questo documento è cercare di entrare tutti su questa piattaforma e integrarla per quello che si deve integrare. Io all'onorevole Marzana vorrei ricordare un'assemblea che noi abbiamo fatto nella zona industriale qualche annetto fa, era presente lei, dove abbiamo preso abbiamo assunto delle responsabilità. La zona industriale sta di questo in inciso fuori dal programma. La zona industriale scende sempre di più, si abbassano i posti di lavoro, si chiudono degli impianti e sicuramente abbiamo una responsabilità. Da quell'assemblea non abbiamo dato corso. Sarebbe opportuno che noi, il sindacato e la politica,
cominciano a pensare di fare squadra e trovare una serie di posti di lavoro per le piccole, le medie, le grandi imprese, eppure degli ammortizzatori che poi dobbiamo mettere in atto, che dobbiamo derogare. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per questa opportunità. Brevissimo, nel senso solo alcune considerazioni, perché credo che sia stato detto tutto, forse di più. Ed ora più che dire bisogna scegliere i tipi di interventi da fare e soprattutto fare, concretizzare realmente poi quegli atti, perché sennò diventa un incontro, come tanti altri purtroppo, ci piangiamo addosso al capezzale di un disastro che spesso è stato annunciato. Abbiamo fatto altri incontri in questa sala e credo che non serve poi, perché è il momento della tragedia e questa è una tragedia. Io ringrazio voi per questo, ho rivissuto con voi in questo momento quello che è avvenuto, quello che voi avete vissuto in prima persona, ma che è il dramma del nostro territorio, che è stato sventrato da una calamità certamente straordinaria. Non lo so se era possibile evitare, certamente c'è un aspetto, e cioè che la prevenzione e l'attenzione a questi temi non può più essere rimandata. Ringrazio la presenza dei deputati nazionali, regionali, l'attenzione e la capabilità che ci mettono anche i sindaci dei comuni interessati, che sono quelli di Lentini, come è stato detto, di altri comuni limitrofi, ma anche quello di Ferla, di Castro, di Buscemi, l'altro giorno della zona sud. Insomma, c'è un territorio martoriato che per fortuna, come è stato detto, non ha avuto morti. Questo però non deve farci adagiare e soprattutto riprendo il concetto di chi diceva bisogna fare squadra. Se è vero e ci crediamo tutti, lo dobbiamo mettere in pratica, senza divisioni e senza che la politica, come ha fatto nel passato, io non voglio dare responsabilità né mi permetto di dare pagelle, perché ognuno di noi ha ruoli, come diceva Stefano, e abbiamo anche responsabilità. Noi come sindacato abbiamo promosso questa iniziativa perché ci crediamo, perché siamo convinti che la nostra vicinanza, il nostro impegno, le nostre parole, la nostra sollecitazione insieme a tutti voi e ai presenti, credo che debba sortire almeno un risultato, cioè quello che deve essere lanciato stasera un messaggio forte, non solo col documento, ma anche attraverso la presenza dei deputati regionali e nazionali nelle sedi istituzionali, che questo territorio, noi difendiamo il nostro, poi la tragedia è siciliana ed è nazionale e l'abbiamo visto tutti purtroppo quello che è avvenuto, è un territorio che ha bisogno di infrastrutture, che ha bisogno di prevenzione e soprattutto che ha bisogno di un tempo medio e lungo, cioè dopo sta serata ce ne andiamo, ci sono tanti proclami, tanti annunci, tante promesse, tante cose dette, poi man mano scema e finisce, come dire, tutta l'acqua e la china che c'è nei giardini, si asciuga tutto e finisce l'emergenza. Noi questo non lo dobbiamo assolutamente permettere e dobbiamo fare quello che diceva Stefano Zilli. Sono d'accordo, ci sono spesso, ci vogliono tante risorse, spesso quando c'è l'emergenza si trovano, in un modo o in un altro si trovano quei soldi perché sanno attuare per forza, quando l'emergenza non c'è però non si trovano. Questo territorio è un territorio che ci ha visti protagonisti per la battaglia, Paolo, per l'ospedale, per la battaglia per questa benedetta o maledetta autostrada Ragusa-Catania, per l'altro collegamento la Rosolini-Modica, per una serie di infrastrutture che stentano sempre a decollare. Ha voglia di fare iniziative, proteste, noi questo possiamo fare, denunce, cercare il vostro consenso e poi il nostro e l'aiuto e la solidarietà, ma dopodiché non ci possiamo più fermare. Oggi secondo me dobbiamo voltare pagina, dobbiamo fare presto e bene, concordo
con chi diceva che bisogna fare presto e bene, bisogna trovare le risorse, e non sono solo risorse economiche, sono anche le risorse umane, che spesso ci sono. Si tratta soltanto di utilizzarle al meglio, le risorse umane che abbiamo, perché spesso le persone, chi vive in determinati contesti, chi svolge determinati lavori, se li utilizziamo al meglio svolgono ancora di più e meglio il proprio lavoro. Si tratta di riorganizzare, si tratta di avere un approccio culturale e un metodo diverso rispetto al passato, cioè pensare non che un giardino canto non è un mio e non mi interessa, ma che diventa patrimonio e bene comune di tutti, per questo lo dobbiamo tutelare. E allora non la voglio fare lunga, diventa inaccettabile quindi che per questi fatti, per questa negligenza della politica del passato e oggi, speriamo che non avvenga successivamente, perché ci dovremo ritrovare fra qualche anno di nuovo qui a riparlare di queste cose, spesso la politica litiga su tantissime altre questioni, non risolvendo i problemi che riguardano i cittadini e gli imprenditori e i lavoratori, e quindi piangere poi le vittime innocenti, ancora una volta per l'incuria delle istituzioni e di quanti dovrebbero difendere il nostro territorio con la giusta manutenzione e con le nuove infrastrutture. È stato detto, lo diceva Paolo, lo ripeto io, lo abbiamo detto più volte, le infrastrutture, oltre che la prevenzione, sono l'anima di questo problema. Se non riusciamo a rimodellare, a ricreare le condizioni per un nuovo modello di sviluppo, altro che zone industriali. La crisi agrumicola c'era già 5 anni fa, 8 anni fa, il campanello d'allarme l'abbiamo lanciato, la crisi della zona industriale l'abbiamo lanciata e credo che però non venga ascoltata, la crisi delle infrastrutture l'abbiamo detto già da qualche anno ma non viene raccolto neanche questo, aggiungo che tantissimi giovani, tantissime nostri figli stanno andando via da questi territori, quindi ha voglia di dire va a coltivare un giardino, va a coltivare l'uliveto, va a coltivare quel pezzo di terra, non lo potranno mai coltivare, io sono figlio di un bracciante agricolo, quindi ma quando mai, ma chi mi sta dicendo a mio cioè, lascia perdere, quindi dirlo se trova qualcuno o fai altro, perché io non sono nelle condizioni di poterlo fare. Quindi, e i miei figli se ne sono andati fuori a studiare come tanti altri figli, non è più accettabile, perché questo territorio non solo è martoriato, diventa un deserto culturale e un deserto per la mancanza di gruppo dirigente, e quindi i sindaci che oggi sono presenti a Lentini piuttosto che a Ferro, piuttosto che a Cassero o a Sortino, sono come dire mosche bianche, pochissimi giovani che possono rinvigorire la classe dirigente e apportare anche quella novità e quella capacità di fare il bene comune e di fare qualcosa di nuovo, di straordinario. Questo è stato un voto straordinario, dobbiamo pensare alla straordinarietà del momento, ma poi, se vi posso consentire, i deputati regionali e i deputati nazionali portano queste istanze all'interno del palazzo, all'interno delle istituzioni, per dire che oltre alla straordinarietà poi dobbiamo proseguire nell'ordinarietà, cioè nel giorno dopo giorno, e dare aiuto, sostegno a chi lavora e mettere insieme l'imprenditore agricolo, perché se c'è l'imprenditore agricolo c'è il lavoratore, c'è un bracciante agricolo, c'è il lavoratore della terra, diversamente distruggiamo l'uno e distruggiamo l'altro. Questo è il nostro compito, mi auguro che il fare squadra abbia questo senso e che si possano raggiungere i migliori risultati. Grazie. Stiamo arrivando al dunque. Abbiamo adesso il Cariotto Antonio, segretario generale dell'UGL, prima di dare la parola a Roberto Alose per le conclusioni, e c'era una breve di Alessio, dell'assessore Alessio, e poi concludiamo con Roberto Alosi, segretario generale della Regione. Prego. Buonasera a tutti. Ormai la gente credo che è stanca, siamo morti e sono andati via. Credo che non è il momento di dividere, ma è il momento di unire. Sono state dette tante cose, il documento va indagato, mandato, si fa, io ho seguito un po' le varie visite che si sono succedute sia a Lentini ma anche ieri a Palermo. Credo che la politica oggi è chiamata a un senso maggiore di responsabilità, perché si è parlato sempre di prevenzione, si è parlato sempre di interventi straordinari,
ma poi non è stata fatta nessuna prevenzione, ma il costo è aggravato su tutto quanto è stato il tempo, un costo maggiore per ricostruire. Si perdono le imprese, si perdono famiglie intere, si perdono posti di lavoro e si rischia una crisi non indifferente. Dopo far arrivare queste richieste che arrivano del territorio, l'invito che faccio alla classe politica è di parlare meno slogan, meno interventi televisivi, più fatti, più concreti verso le popolazioni. Se si fa un giro sia in elicottero oppure si viene a fare visita a Lentini, non bastano sorriso, non bastano le tracche, ma occorre dare risposte immediatamente e urgenti perché questo territorio ne ha veramente bisogno. Noi da diversi anni, lo dicevo di colleghi, su diverse iniziative che sono state portate, ma questo territorio una risposta concreta non l'ha avuta. Non l'ha avuta. Io sono un figlio contadino, come diciamo gli altri. Quando si seminava al centro veniva fatto un solco della raccolta delle acque. Oggi c'erano la raccolta delle acque ai bordi delle strade, oggi non c'è raccolta delle acque, non c'è pulitura di fiumi, si scaricano le responsabilità, ma i danni poi li piangiamo tutti i coltivatori, diciamo tutti, ma ci sono oggi, purtroppo, come a nord e a sud, ci sono dei morti. Questi morti ce l'hanno sulla coscienza chi non ha dato risposte per la prevenzione di questo territorio. Ce l'hanno la coscienza e la politica che non ha risposto completamente a quello che è il ruolo di essere al servizio di una nazione. Non si possono fare più chiacchiere. Ora è il momento di dare risposte e dove interveniamo, dove dare. Io naturalmente con tutti scenderò, sono compatto con gli altri amici, ma oggi credo che ognuno di noi deve portare a termine e dare le giuste risposte, ma delle soluzioni a parte del governo nazionale e regionale. Una cosa sì. Perché non la burocrazia? Dice non hanno i dati. Perché non creare un unico ufficio dove far confluire tutti i danni? Se l'onorevole Zito dice chiama la prefettura, se c'è la protezione civile, i dati devono confluire alla protezione civile, la protezione civile che è dello Stato deve dare immediatamente il riscontro. Non ognuno non sa chi fa destra e sinistra. Quindi la protezione civile, che è l'organo che può raccogliere i dati, a loro dovete dare la responsabilità. Grazie, ho finito. Allora, questa precisazione prenderemo Roberto Alose, segretario generale della CGL, per le conclusioni. E c'era questa precisazione dell'assessore. Prego, no, Alessio. Buonasera a tutti. Io sarò brevissimo, non era in programma che io intervenissi stasera, però mi colpisce un fatto singolare dalla discussione. Quando siamo in presenza di alluvioni solitamente si piange il fatto che il cielo abbia dato troppo alla terra. In questo caso non siamo in questa situazione. Tutti gli intervenuti convergono su un principio. Qui c'è stata una carenza di manutenzione dei fiumi. Vuol dire che c'è una responsabilità chiara che ha creato danni ai produttori. Quindi cancelliamo il ragionamento sulla crisi agrumicola. Cancelliamoli tutti i ragionamenti che parlano di agricoltura ed interveniamo in maniera differente. Lo Stato ha creato un danno ai produttori, lo Stato lo risarcisce come fa il comune quando la vecchietta cade e si rompe un piede. Nello stesso identico modo, cambiamo linea di ragionamento. Perché se stasera la deputazione ci avesse detto che è piovuto troppo, io non sarei intervenuto. Ma qui nessuno ha il coraggio di dire agli imprenditori agricoli e ai proprietari, perché non dobbiamo dimenticarci che in un'area come la nostra, priva di suolo, noi siamo frutto di una bonifica, e poi siamo frutto della spartizione di micro aree produttive. Stiamo parlando di tummini, di ettari, quando si è riuscito ad allargare il proprio potere. Gente che per campare oggi fa un'altra attività. Tutti tagliati fuori dai ragionamenti fatti stasera. Interveniamo invece a dire le cose che avete detto stasera, fatele diventare fatti concreti,
Lo Stato ha commesso un'omissione, non ha pulito i fiumi e i fiumi hanno allagato le proprietà dei contadini. E allora dategli i soldi. Per il danno che gli avete creato, non diciamo che non avevano le assicurazioni, perché non gli servivano. Non c'è stata la grandinata. Qui c'è stata l'incuria dell'uomo, nello specifico l'incuria dello Stato. Lo stesso Stato che ti accusa se intervieni sul letto del fiume, fa bene a farlo, perché è compito suo. Quel compito non l'ha svolto, bene, risarcita. Siamo gli enti locali, siamo sotterrati da richieste di risarcimento perché ci sono le buche in mezzo alla strada. In questo caso siamo di fronte alla stessa identica situazione, non per una mia idea, perché lo avete ammesso tutti. E non si tratta di cercare la responsabilità su chi dobbiamo arrestare, ma si tratta di cospargersi il capo di cenere e dire: abbiamo sbagliato come istituzione, non come persona, e quindi risarciamo il danno. Credo che l'intervento che debba essere chiesto oggi al governo nazionale e al governo regionale sia esattamente quello di dire: lo Stato ha sbagliato e ora riconosce il danno. Dove trova i soldi fatti suoi? Si è fatta l'assicurazione allo Stato. E questa è un'altra domanda. Però che risponda del danno creato. Perché se iniziamo a dire: e tu quante arance hai perso e quante arance non hai perso, non cogliamo il senso del problema. Perché il problema non è stata la pioggia. E lo avete ammesso tutti qui stasera. Se ci sono delle responsabilità, per intanto risarciamo. Poi si cerca chi si è dovuto dimettere all'indomani dell'alluvione, perché quando arrivano le dimissioni del capo del genio civile di Catania, l'indomani dell'alluvione, ci sarà qualcosa che non ha funzionato nel sistema. E se il sistema non ha funzionato, riconosciamolo. Con le dimissioni scagionate, no, non è una questione di scagionare la responsabilità del sindaco, ma la responsabilità dell'istituzione. Quella futura, ma quella passata ce la vediamo tutti. Ho finito. Allora andiamo subito a Roberto Alossi, segretario generale della CGIL, che concluderà sempre a nome di tutti unitariamente, così come è stato proposto il documento all'inizio unitariamente. Grazie per l'attenzione. Sì. Ok, sì, grazie. Io non credo che un incontro come questo possa concludersi, perché i temi sono stati affrontati in maniera tale che certamente richiederanno ulteriori interventi. Mi pare di poter dire una cosa che è emersa con molta chiarezza dagli interventi fino all'ultimo che ho sentito poco fa dall'assessore. In questo territorio lo Stato si è tirato indietro. Lo Stato in tutte le sue articolazioni istituzionali, genio civile, consorzio, forestale, protezione civile, non ha svolto il compito che avrebbe dovuto svolgere. Allora se noi siamo di fronte ad uno Stato che si ritrae, a un perimetro pubblico che si restringe sempre di più, prendo a prestito le parole del sindaco Bosco, siamo soli assieme, e siamo soli assieme significa esattamente questo: non ci sono in questo momento interlocutori né nel governo regionale né nel governo nazionale in grado di dare risposte all'immediatezza e all'emergenza di ciò che sta accadendo. Vorrei dire rapidissimamente all'onorevole Cannata, che ho ascoltato con molta attenzione, noi non dobbiamo aspettare, non possiamo aspettare. Lei diceva la regione ha fatto la sua parte, sollecitiamo il governo nazionale, dobbiamo aspettare, non è possibile. Questo è un territorio che deve ripartire la ricostruzione da subito, perché se noi dobbiamo aspettare le risposte dal governo nazionale, da questo governo nazionale che litiga, lo diceva poco fa il segretario della CISL, che come troppo spesso è, come dire, autoreferenziale su alcune questioni, noi le risposte su questo territorio non le avremo mai, onorevole. Noi abbiamo bisogno di partire subito e dobbiamo attivarci subito con la somma urgenza per rispondere intanto ad un avvenimento, sia pure straordinario, di una calamità particolare,
che ha messo in ginocchio un territorio e una comunità che vive di questo. Allora noi abbiamo da un lato la necessità di affrontare l'emergenza, e l'emergenza bisogna affrontarla con strumenti adeguati all'emergenza, non è la legislazione ordinaria. Abbiamo bisogno di chiedere deroghe, abbiamo bisogno di andare di costruire la pressione sociale di una comunità che vada fino in fondo con i propri interlocutori, se è necessario a Palermo o a Roma, perché quello Stato, dove l'assessore che è intervenuto non lo vedo, quello Stato che non avrebbe svolto la manutenzione dovuta, diceva l'assessore, risarcisca. Io dico ritorni a fare lo Stato in questo territorio, perché quando lo Stato non svolge la propria funzione tocca alla comunità civile svolgere un'azione di soccorso. E oggi la comunità civile siamo noi qui, siamo insieme sindaco, siamo insieme, perché non c'è un altro soggetto al quale rivolgersi, non c'è un altro soggetto. Allora da una parte dobbiamo, io credo, lavorare in questa direzione e chiedere immediatamente un risarcimento che rimetta insieme, quantomeno provi a rimettere insieme le aziende per la ricostituzione delle attrezzature degli impianti. E poi certo che noi abbiamo un'enorme preoccupazione, che è quella che riguarda il destino di decine di migliaia di lavoratori agricoli che in tutta quest'area si ritrovano senza salario immediato e senza salario differito, perché corrono il rischio, anzi sono già nella condizione di non maturare neanche la previdenza e i sistemi di ammortizzazione. Allora anche lì abbiamo bisogno di chiedere una deroga immediata che consenta ai lavoratori, così come agli imprenditori, di ricostruire l'azienda, che chieda ai lavoratori che vengano riconosciute le giornate, i salari perduti e la possibilità di nuovi ammortizzatori sociali, perché bisogna pure portare avanti la situazione occupazionale lavorativa. Io non voglio andare oltre, perché credo che veramente in questo incontro di oggi è stato detto molto. Voglio solo chiedere, avendo appreso dai sindaci che domani terrete un incontro con il presidente Musumeci, chiedo ai sindaci di sposare fino in fondo il documento che abbiamo noi costruito, perché guardate che le cose che qui sono state dette sono contenute tutte in un documento che ha una proposta programmatica precisa. Chiediamo delle cose precise al governo regionale e chiediamo alla deputazione regionale e al governo regionale di chiederle al governo nazionale con la massima urgenza, con la massima urgenza. E se questa urgenza è impatta con la mala burocrazia, onorevole Zitto, noi siamo pronti qui tutti a fare le barricate perché la mala burocrazia possa, come dire, essere bypassata, perché qui si gioca con la pelle della gente, e aggiungo e finisco, si gioca con la pelle dei siciliani, perché guardate, se oggi l'emergenza riguarda l'intero paese per quello che è accaduto, io sento parlare poco dei siciliani o di quest'area, con tutto rispetto a quello che è accaduto nell'area. Bravo. Io sento parlare poco negli ultimi 10 giorni, da quando sono accaduti i fatti a Lentini, al netto di quello che è accaduto drammaticamente nella zona occidentale, ma non è che abbia sentito parlare molto di quello che è accaduto a Lentini, Gallentini, Francofonte, Buccheri, Buscemi, Ferla, nelle pagine nazionali. Allora io non vorrei, no, che una visione della politica settentrionalista, anche di fronte ad una calamità come questa, possa ulteriormente penalizzare questo territorio. Allora attenzione, proviamo a tenere le antenne dritte tutte, si diceva facciamo squadra, usciamo da un infantilismo politico che ha distrutto e ha tenuto congelato questo territorio, perché fin tanto che le beghe politiche interne a questo territorio non hanno consentito di fare squadra, abbiamo sempre perduto. Oggi credo che siamo di fronte ad una emergenza talmente alta, talmente drammatica, che non possiamo più permetterci
il lusso di giocare in maniera infantile con la politica. Abbiamo la necessità di stare insieme tutti, abbiamo tempo poi per litigare, lo dico agli imprenditori che rivendicano giustamente dal proprio punto di vista alcuni provvedimenti, avremo tempo poi di litigare sulle assicurazioni, sui braccianti. In questo momento abbiamo bisogno di fare squadra insieme, dobbiamo farlo con le istituzioni, con i sindaci, a cui chiedo la sottoscrizione, insomma l'assunzione di questo documento che possa essere anche una guida per l'incontro che domani avete con Musumeci. Se necessario andremo noi da Musumeci tutti insieme, se necessario costruiremo un movimento adeguato perché si possano superare alcune barriere che non sono più sopportabili in una situazione di emergenza come questa che si è verificata qui. Quindi io finisco davvero col dirvi che questa è solo la prima tappa di una serie di monitoraggi che faremo insieme come organizzazioni sindacali, con i lavoratori, con le aziende e con i sindaci, perché giorno dopo giorno vedremo quali interventi verranno messi in essere. Ma la primissima cosa da fare è avere provvedimenti urgentissimi, troveranno loro il sistema da dove attingere le risorse, provvedimenti urgentissimi che diano prime risposte e ristoro alle aziende, ai lavoratori, a un territorio che è stato martoriato, lo era già prima, oggi si è aggiunta, è stato colpito pesantemente dalla vicenda dell'alluvione, che continua a sentirsi orfano di uno Stato che non ha creato le condizioni per prevenire, che oggi mi sembra, come dire, distratto su altre questioni. Ecco, io credo che su questo noi possiamo lasciarci per avere un impegno da qui a breve per rivederci e fare il punto per capire quali ulteriori iniziative dobbiamo portare avanti. Grazie. Mi pare che possiamo concludere questo primo momento. Grazie a tutti per la presenza, partecipazione e il contributo. Allora, il documento sarà sottoscritto, scusate un attimo, oltre che dai sindacati che l'hanno proposto, CGL, CISL, UIL, UGL, dai sindaci di Lentini, Carlentini e Francoponte, e il sindaco di Bucchieri ci farà sapere eventualmente, o ce lo dite questa sera stesso, e il presidente del consorzio, il commissario del consorzio della provincia regionale Smeriglio ci faranno sapere domani l'adesione eventualmente del commissario straordinario.